due mesi abbiamo regalato più di 150 pacchetti, oltre 300 carte, e questo è solo l'inizio. Nella nostra community abbiamo un hobby in comune, quello per le carte collezionabili. Tutte le sere regaliamo tanti pacchetti e carte. Questo è il mio invito per te. Partecipare è gratuito e semplicissimo. Tutto quello che devi fare è iscriverti alla pagina Facebook e scrivere in chat durante le live. Noi siamo in diretta ogni giorno a partire dalle ore 20. Vieni ad aprire i pacchetti che più ti piacciono, prendi i tuoi regali, scambia le carte e vieni a giocare con noi. La cosa più importante è passare un po' di tempo insieme. Noi siamo live tutte le sere a partire dalle ore 20. Ah, dimenticavo, hai mai acquistato 151 Ossidiana Sfocata o Evoluzioni di Paldea 3 euro? Perché questi sono i nostri prezzi. E buonasera e benvenuti! Ce l'abbiamo fatta finalmente. Siamo live. Oh, giornata di cambiamenti oggi. Ho fatto dei cambiamenti alla live. Speriamo che vi piacciono. Se non vi piacciono mi dovete dire esattamente cos'è che c'è che non va, così posso metterlo a posto, non so, stasera, domani. Ciao Luca! Buonasera! Tu c'eri Luca ieri quando abbiamo fatto... Hai visto tutti i cambiamenti che c'erano? Guarda, abbiamo messo ancora a posto. Ci sono solo io, ci sei solo tu. Siamo tu ed io. Io e tu. Tutte e due ci siamo, hai visto? Perfetto. Non poteva andare meglio di così. Allora, regali. Poi metto Lele, che è quello che aprirò io. Che vi do io di regalo questa sera? Hai trovato le quelli all'Iper? Sono andato all'Iper di... Io ho un Iper vicino che si è in un paese o una città che si chiama Magenta e non ce li hanno. Allora mi ha detto di andare in un'altra città che non è neanche tanto distante, onestamente. È una cosa come 15 minuti. Però non avevo tempo di andare, quindi non sono andato. Ma ci andrò perché ho visto che l'offerta è valida fino al 10 di febbraio. Quindi volevo chiamare per intanto sapere se ce li hanno disponibili nell'altra Iper. E se li hanno disponibili andrò là sicuramente a prendere la magari una decina. Stavo pensando di prendere una decina. Sono circa 50 pacchetti. Ne vale veramente la pena perché alla fine vengono una cosa come 3 euro a bustina. È proprio un'offertona, sì. 3 euro a bustina viene. Fatelo bloccare, non so se, non penso che me lo bloccano. Comunque non è che non ci vado, eh. Adesso devo solo chiamare, perché oggi non ce l'ho fatta ad andare nell'altra. Ora devo solo chiamare per assicurarmi che ce li abbiano. E se li hanno vado a prendermeli direttamente. Tanto ci metto una cosa come 20 minuti ad arrivare. Mi merito un paio di promozionali. Il Lucario. Ah, degli Unknown. Perché cosa che c'è dentro? Unknown. Ti do la carta gigante di Lugia. Maronna, che schifo. Ciao Roby, chi è che sei? Sei Roberto Mimi, chi è che sei? Sei Mimi? Ciao Albi, come stai? Cos'è quella lista sopra? È la lista, provate a mettere un mi piace per piacere. Dovrebbe, in teoria se mettete mi piace esce il vostro nome. Prova un po' per piacere. Mimi! Ciao Mimi! Com'è andato? È uscito? Io non vedo niente. Non si è aggiornato niente, vero? Fatto. Io non ho visto... Ah, guarda. Cavoli, ma non si vede la mazza. Io non vedo niente da lì, è troppo piccolo per me. Alberto, Debora. Sì, allora, escono, però... L'unico peccato è che sono troppo piccoli e non c'è più il rumorino di fondo dell'altro. Ok, non c'è più. Tu vuoi il rumorino? Il rumorino non l'avete sentito voi, però sì, io faccio così. Allora, il rumorino penso di poterlo mettere a posto. Devo solo fare global followers. Global disable. Enable. So, un attimo solo che sto cercando di mettere, di abilitare i rumori. Ok, così. Ah no, però se faccio così dopo... Voi sentite doppio, accidenti. No, no, niente, non possiamo mettere rumori. Non possiamo mettere rumori, però guardate che bello. Angelo Fabris ha appena messo un like. Grazie mille, Angelo. Benvenuto nella nostra live, Angelo. E... Per piacere... Scrivi in chat così almeno ci salutiamo per bene. Al momento no, aspettiamo un attimo.
In che senso? Ah, tu dici il followers, ok, che è venuto fuori. Comunque questa visuale è più zen. Bella così, a me piace tanto. A me piace tanto. So che a Alberto non gli piace. Poi per occupare, vedi, lo spazio. Guarda che bello! Ma è bellissimo! Mi dispiace un po' del rumore, ecco, vorrei che ci fosse tipo una cosa tipo drin-blin, piuttosto che, sai, una cavolata. Ma lei, le senza i box dietro, non c'è l'animo della live. Non c'è l'animo della live. Sei pronto? Siete pronti? Adesso vediamo, il primo che mi chiede un prezzo, dai, provate, provate a chiedermi un prezzo. No, no, ma voi provate. Ma senza i box dietro, ok. Buonasera, ciao Stefano! Allora, queste qua sono le carte per i giveaway. Provate, provate a chiedermi un prezzo. No, no, ma tranquilli, provate, provate. Non volete provare? Ci avete paura? Lei, i prezzi? Che prezzi? Che prezzi ti servono? Dimmi. Che prezzi volevi? Dimmi che prezzo ti serve, dimmi. Dai, dimmi. Lele, Paradig come regalo questa sera? Mi piace, lo facciamo. Paradig Trigger, dov'è? Ma cavoli, abbiamo finito tutti i box di Paradig Trigger? Diavolo, abbiamo finito tutto, va bene, ne apro uno, non c'è problema. Sì, lo facciamo come regalo di Paradig. Cos'è questa novità? Bello così, dice Stefano, vedi, Stefano è uno che sa apprezzare. Lele ti ha salutato, ciao Roby, come stai? Buonasera, ciao Roby. Voi le vedete le mie mani? Devo metterle così? Cavoli, ma è proprio stretta la visuale, perché devo proprio. Guardate la distanza delle mie mani. Tac, finito. Ti ho salutato il box di Lorcana. Vuoi sapere quanto costa il box? What? Non li vendiamo i box, mi piace Alberto. Abbiamo solo i pacchettini. Perché hai cambiato, Lele? Ho cambiato perché ho fatto un sondaggio. Ho chiesto a voi di dirmi qual era la risoluzione che preferivate, se preferivate lo schermo in verticale o in orizzontale, e 17 hanno votato in verticale e uno ha votato in orizzontale. Allora abbiamo cambiato la risoluzione dall'orizzontale al verticale. Ecco perché abbiamo cambiato. Dai, dei pacchetti. Allora, a chi è che serve qualche prezzo? Che prezzi vi servono? Ditemi. Ma se io muovo così la mano, voi la vedete a scatti? Devo aumentare i frame? Ditemi, chiedetemi un prezzo, chiedetemi un prezzo, dai, prendetemi un prezzo, chiedetemi un prezzo, dai, chiedetemi un prezzo, chiedetemi un prezzo. I pacchettini di Lorcana, sì, abbiamo i pacchettini di Lorcana, vado a prenderteli. Ieri purtroppo ho dovuto staccare, c'è Stefano, molto presto, altrimenti avrei partecipato anche io. E infatti te ne sei andato troppo presto. Secondo me non hanno capito la domanda tra orizzontale e verticale. Secondo te hanno fatto sotto sopra? Volevano orizzontale. Ho messo anche le freccette. Ho detto, cavoli, se sono imbranati. Ho messo proprio le freccette con scritto orizzontale e le frecce che facevano così. E poi ho scritto verticale con le frecce che facevano così. Ho detto, così se sono un po' imbranati, comunque ce la fanno. Roberto chiede il prezzo dei pacchettini di Naruto. Ti serve il prezzo dei pacchettini di Naruto? Non c'è problema. Vabbè. E poi c'è il prezzo dei pacchettini di Naruto. Guarda, questi qua sono i pacchettini di Naruto. Vuoi il prezzo? Eccolo qua il prezzo. No! Che prezzo ti serve? No, no, dimmi che prezzo ti serve. Dimmi, dimmi. Sono curioso. Secondo me ci siamo tutti confusi tra orizzontale e verticale. Ed ho messo anche le frecce. Ho messo le frecce verticali e le frecce orizzontali. E anche secondo me voi siete confusi, però è. Ormai abbiamo fatto questo cambiamento, voglio provarci per almeno 2 settimane. Ma non devi farla scorrere, Lele. E come fa? Ti rendi conto che sono 110 pacchetti? 110 pacchetti non ci saranno mai così. Invece, guarda, guarda, questi qua sono tutti quelli che abbiamo. Lele, ma avete aperto Mafia Futiwa nel box nuovo? A me è rimasto qua un UPC e Mi è rimasto un UPC e uno di quei bundle da 6. Qual è il pacchetto che costa di più? Il pacchetto che costa di più costa 174 euro, vuoi vederlo? Devo rallentare secondo voi? Potrei anche rallentare, fammi vedere se posso. Allora, se faccio così, la scrolling bar non fa in tempo a leggere. Va bene, va bene, t'abboni un secondo che stiamo facendo le prove. Guarda adesso. Così va bene anche per i vecchi che non riescono a non fare in tempo a leggere? Ancora troppo veloce? Vediamo sto pacchetto. Adesso vado a prendere. Ciao Antonio!
scrolling bar, filtri, edit. Ok, proviamo magari a mettere 120. Così va meglio? Troppo lento? Ci sta, ma solo quando uno ti chiede. Oppure guarda, guarda, sei pronto? Vabbè, dopo vedrai, dopo vedrai. E quindi abbiamo anche i prezzi adesso. E secondo me è carino, no? Però non è finita, le sorprese non sono finite. Oggi si è visto che non ho fatto niente, ma solo stare su Streamlab. È anche vero che con i prezzi così copri tutta. Eccolo là. Non vi va bene niente, non vi va bene. E metti i prezzi così, non va bene. Ho provato a metterli a metà. Potrei anche. Sai cosa potrei fare? Potrei mettere un quadratino, un rettangolino qua. Però avevo paura che si vedeva troppo piccolo se lo mettessi qua. Ma i box in sfondo, le. No, adesso abbiamo il giardino zen. Ciao Enrico, come stai? Come si fa ad acchiappare qualcosina? Niente, dovevi solo scrivere in chat. Tra un po' facciamo un paio di gare, facciamo un paio di regali e cominciamo anche ad aprire. Adesso ci stiamo facendo giusto due chiacchiere per sentire come stiamo. E tra l'altro abbiamo cambiato la risoluzione della live, quindi ci stiamo parlando per capire se va bene la risoluzione della live, dobbiamo cambiare qualcosa o ci sono modifiche da fare per aggiustare un po' le cose, ecco. Hai assunto un informatico per fare tutte queste innovazioni? No, no, io a parte che sono un programmatore, però non c'entra niente quello che programmo io. E boh, ho aperto Streamlab, ho guardato le impostazioni, ho guardato come fare, non era tanto difficile, devo ammetterlo. Ciao Roberta, tutto bene? È Mimi, così è brutto, una live di spacchettamento, è bello vedere i box, dice Alberto. Ma non ci sono più i box. Ah, tu dici i box chiusi? Sì, potrei metterli. Non mi piacevano. Mi piaceva il villaggio zen. Non ti piace il villaggio zen? Non vi piace il. Non vi sentite zen adesso? Tutto bello tranquillo con la musichetta. Comunque, gran bella idea quella di condividere una postazione così. È bellissimo, Enrico, è bellissima questa cosa, perché noi alla fine adesso noi siamo qua solo da 2 mesi in questa community. E ci ritroviamo tutte le sere alle 20 qua. E alla fine quello che facciamo è. Apriamo i nostri pack, i nostri set favoriti. E poi ci scambiamo anche le carte, facciamo questo tipo di cose. È molto carino. Mi è venuto in mente perché in realtà io non colleziono loose, ok? Colleziono solo carte gradate e prodotti sealed. Però un giorno mi è capitato di aprire un paio di pacchettini e fare un pull a casa mia per i fatti miei. E mi sono sentito triste perché ero lì da solo. Ho detto, ma cavoli, ma non è che mi sto godendo tanto il momento di aprire pacchettini e trovare qualcosa di bello quando non ho i miei amici vicino, piuttosto che qualche persona con cui condividere. E allora ho pensato che fosse una bella idea fare una cosa del genere. Ed eccoci qua, una settimana dopo. Sai cosa manca, Lele? Qualche bello origami, secondo me starebbe benissimo. Sì, sai cosa volevo fare? Volevo mettere giù il tappeto d'erba con le pietre, col muschio e mettere le carte gradate una volta ogni tanto. Quello che volevo fare. È presente che fanno tipo i villaggini fatti a pennello, quelle cose custom. Ecco, una sorta di villaggino lì con due carte gradate che spuntano fuori, tipo Pokémon che corrono e così. Magari mettiamo una mensola. Non lo so, qualcosa di carino si potrebbe fare. Comunque, secondo me, Lele, togli quella lista di mi piace che non ha senso e metti uno scroll con i prezzi che passano. Cioè, tu dici al posto di questa lista, togliamo la lista e mettiamo i mi piace come c'erano prima. Bravo, con la fontana. Ecco, quelle cose lì mi piacerebbe avere. Tu dici al posto di mettere questa lista qua, togliamo questa lista e mettiamo qua i prezzi che continuano a scorrere. Non è una cattiva idea, devo essere sincero, mi piace. Mi piace come idea, potrei provare, non adesso perché ci siete qua voi, però domani pomeriggio provo e vediamo come va, ok? Domani pomeriggio provo e domani sera guardiamo com'è venuta. L'unica cosa è che volevo farlo che scorreva da sinistra verso destra, ma non posso farlo perché non posso prendere i blocchi di parole e farli scorrere così. Ci ho provato ed è troppo complicato, non riesco a farla quella cosa. Cioè, si può fare, ma mi prende tanto tempo. Allora devo per forza farli scorrere o in verticale o in orizzontale a linea unica. Quindi se lo metto qua, li mettiamo comunque in verticale che scorrono. E comunque ci vogliono i box, così non si può proprio vedere. Ci vuoi mettere le promo del giorno al posto dei like?
Anche quella delle promo è bella, insomma, si possono studiare tante cose e noi siamo solo all'inizio, insomma, siamo qua solo da 2 mesi. In alto a destra ci sono i nomi che so. In alto a destra, Enrico, ci sono questi nomi qua che sono i like piuttosto che i followers, e insomma, chi interagisce con la live ha scritto qui il suo nome. Se non vedi, non sei incentivato a comprare, dice Alberto. Che tipo di gare si fanno? Si fanno delle gare di papere dove io assegno a tutti voi una papera che diventa il vostro portabandiera. Poi metto tutte le papere dentro un laghetto e le papere fanno una gara. La prima papera che vince, vince il regalo. Ci sono 5 regali ogni sera. Il primo regalo e l'ultimo regalo sono sempre assicurati. Gli ultimi tre devi vincerli, devi avere un pochino di fortuna. Comunque, non ti preoccupare perché adesso partiamo subito con la prima gara, la vedi subito, Enrico. Ciao Michael! Oh, è arrivato anche lui. Fammelo scrivere subito nei nomi prima che questo qua si arrabbia. Michael, fai fermo lì, non dire niente, che adesso ti metto subito come nome. Ti metto subito. Sei lì, buono! Te la faccio subito la papera. Allora, siete pronti? Siete pronti? Vi sposto di là e facciamo una prima gara, così almeno. Ah, cosa vi do come prima gara? Come prima gara vorrei regalarvi le waifu. Perché io ho aperto questi pacchettini ieri e sono bellissime tutto quello che volete, però non c'è posto nella mia collezione per le waifu. Lei è un po' così. Poi c'è lei che si lecca le ferite, questa qua che dice ok, la ragazza delle pulizie, questa qua è carinissima, anche lei è molto carina. Vabbè, queste qua, lei non posso darvela e la venderò su eBay. Questa me la tengo e tutte queste qua sono vostre, guarda. Guarda, tutte queste qua sono vostre. Lei, la ragazza delle pulizie, lei che si gira dall'altra parte. Tra l'altro, questa qua chi è? Io l'ho già vista, questa qua. Boh. Questa qua si lecca le ferite. La ragazza che sta mangiando in mezzo alla strada. Poi abbiamo lei che dice: ciao ciao, cosa diavolo hai in mano, ragazza mia? Le unghie finte. Ma cos'è che hai in mano? Dei chiodi? Ma lei è pazza. Vabbè, abbiamo la pazza e la ragazzina che vi fa l'occhiolino. Ok? Troppo belle, dice Mimi. Ci sta Lele, sì. Please Pokémon. Sì, non preoccuparti, facciamo anche Pokémon, solo il primo regalo. Facciamo un po' di tutto qua. Abbiamo tante marche, facciamo Pokémon, One Piece, abbiamo le waifu, Disney, abbiamo tante marche. Queste sono tutte carte per Tsutsui. Ma non è vero! Guarda! È bellissima! È una waifu! Tu perché probabilmente non leggi manga e non guardi gli anime. Perché se tu leggevi manga e guardavi gli anime, queste raffigurazioni qua le conoscevi a memoria. Comunque si chiamano le ragazze. Lei le ha sbagliato nome. Le ragazze le ho chiamate. Spero di vincere, dice Mimi. Lei le prepara due di 151 e ora ti mando una mail. Aspetta, facciamo prima la gara. Voglio dare prima alle ragazze il regalo. Fatemi prendere dei piedini. Mettiamo queste ragazze su dei piedini e facciamo la prima gara e vediamo chi le vince. Siete pronti? Ok, questo qua è il vostro regalo. E adesso ci spostiamo di là. Oh, sono zozze! Sono ragazze! Due pacchetti. Ci sono. E guardate qua che bello che ho fatto. Ho fatto la gara delle papere, ok? Vabbè, chiaramente qua abbiamo la live e qua ci sono i prezzi che girano. Cosa ne pensate? Vi piace? Vi piace? Non vi piace? Intanto scrivo i vostri nomi. Allora, fammi scrivere Michael. Prima che mi dimentico questo, chi lo sente più poi? Enrico. Antonio, Alberto, Rosso, Stefano, Di. Ma Deborah non l'ho proprio vista oggi. L'hanno bloccata? Sempre più lenta la lista. Sempre più lenta, cosa vuol dire? Che va rallentata? Questa qua è una cosa nuova.
Luca. Allora, aspetta che rallento sta lista. Mentre guardate se manca qualcuno. Filtri, dove sono i filtri? Francesco G l'ho messo. Così va bene? O è ancora troppo veloce? Riuscite a leggere il listino a sinistra? Ok, così dovrebbe essere buono. Così si riesce a leggere. Riuscite a leggere il listino a sinistra? Che sono quei prezzi? Sono i prezzi dei pacchettini che abbiamo in sconto e non. Ma si leggono, ma riuscite a leggere le parole? Io sì. Ok, quindi riesce a leggere le parole, Mimi. Nel senso che riesce a leggere sia il nome che il prezzo, ok. Bene, bene, facciamo partire sta gara, va. Facciamo 40 secondi la prima gara. Ok, questi qua siete voi. E quelli lì sono i vostri nomi. E chiaramente quelle papere sono le vostre papere. Sto morendo di curiosità. In pratica Enrico, se tu scrivi in chat, più scrivi in chat, più la papera va veloce. Se metti mi piace, va ancora più veloce la papera. Così funziona. Però devi farlo al momento giusto, tipo a metà gara devi scrivere per far andare veloce al momento giusto. Ce l'ha fatta. Va bene, Fra, hai vinto le waifu. Nuota. Nuota, nuota! Va bene, Fra, le waifu sono per te. Olè! Super rimonta. Facciamo una sola gara, sono le 8:20, una gara. Beh, le papere panda non è capace a nuotare. Ma dai! Voi comunque gli volete troppo male a ste papere. È normale che poi vi lasciano perdere. Quello che vi meritate è trattarle così male. Allora, dov'è il box di Francesco? Fra, tu sei il numero 828. 828, l'ho trovato. E vedi, Enrico, tutte le persone che tu vedi nella chat qua hanno un box qua. Ok? E noi, tutte le volte che loro vincono qualcosa o prendono qualcosa, vogliono aprire qualche pacchettino, noi glielo apriamo e tutto quello che trovano lo mettiamo all'interno del loro box qua. E poi, una volta ogni tanto, quando il box è pieno oppure quando vogliono loro, mandano 6 euro e noi gli spediamo il box. Noi spediamo tutti i giorni, da lunedì alla domenica, e il box arriva in 2 giorni a casa vostra, a casa loro o a casa tua. Ma come funziona? Per farla andare veloce, come devo fare? Devi solo scrivere in chat, devi urlare in chat alla papera quello che più preferisci per farla andare velocemente. Che set è questo, Lele? Il set delle waifu? Non lo so, non mi ricordo. L'abbiamo aperto ieri. Non te lo so dire, guarda. Non te lo so proprio dire, mi spiace. Ma io. Ah, eccola lì. Ah, Deborah, finalmente ce l'hai fatta a scrivere. Peccato le waifu, dice Roberto L. Le volevo io! Anche Alberto le voleva. Ah, allora vi sono piaciute. Sono un po' ragazzine, non le colleziono, quindi se volete scambiarle e vi servono, chiedete pure. E posso avere solo un box di cose vinte? In che senso puoi avere solo un box di cose vinte? In che senso urlare alla papera? Allora,
Urlare alla papera vuol dire che devi scrivere in chat alla tua papera quello che vuoi. Lele, vai con la mia mail, mi sono rotto le scatole di ascoltarti. Madonna mia, oh, non si può neanche far più di un chiacchiere adesso. Ah, fammi vedere queste mail. Accidenti. La pressa, siete pressati. Mi ha scritto Luca. Mi ha scritto Lele! Stai zitto e aprimi due 151 in coreano. Madonna mia, adesso te li apro. Sta buono lì un secondo. Allora, 151? Guarda, box nuovo per te. Sapevi che c'era il box nuovo? Vuoi scegliere il box? Ce l'ho, ce l'ho. Vai, che box vuoi? Destra o sinistra? Vedi come inviamo le mail? Mimi, ma che domande fai? Sai benissimo come inviare le mail. È proprio un peccato aver perso le waifu, dice Deborah. Deborah! Madonna mia, oh, sta donna. Tra poco vado a mangiare, lei ti devi muovere. Ho capito, ma se mi dici che diavolo di box vuoi, l'ho scelto io questo tempo fa. Ok, ma quale box vuoi? Sempre sinistro. Ok, quello è il tuo box. Fammi rimettere giù l'altro. Metti caso che non compro nulla, ma vinco delle cose. Posso comunque farmele mandare? Assolutamente sì. Sì, non c'è bisogno di comprare nulla. Cambiano un pochino le regole, nel senso che i box di chi acquista stanno qui un anno senza che nessuno venga in live, mentre i box di chi prende solo i regali stanno qui 6 mesi senza che nessuno venga in live. Comunque, se tu vai sul Enrico, se tu vai sulla pagina Facebook, proprio all'inizio della pagina ci sono due post. Uno è il regolamento e ti dice tutte le regole, e l'altro è come fare a partecipare alla live. In pratica, leggendo quei due post lì, riesci a capire tutto di quello che facciamo. Chiedo a papà perché io scelgo e mamma invia. Ah, quindi tu scegli cosa vuoi e mamma di solito invia le mail. Ok. Dovresti avere, Mimi, una. Dovresti avere, Mimi, un'applicazione che è Gmail. E da quell'applicazione puoi mandare le mail. Però chiedo a papà. E chiedi, Mimi, già che ci sei, chiedi a papà qual è il tuo budget giornaliero. E non vogliamo spendere tutti i soldi in una volta. Le ragazze erano proprio un bel premio. Sì, proprio belline quelle ragazze. Possiamo fare un'altra gara ora? No, adesso no. Possiamo fare. Di solito facciamo una gara ogni 20 minuti e non è veramente su richiesta, è in base a quello che stiamo facendo. La priorità va all'apertura dei pacchettini. E una volta che abbiamo aperto tutti i pacchettini, facciamo le gare. Generalmente, come ho detto, una gara viene fatta ogni 20 minuti. Però se stiamo aprendo dei pacchetti, non facciamo gare. Apriamo i pacchetti per le persone che vogliono aprire. Numero 2, 3, 4, 5. Questo è il box. Ah, anche la cosa dei numeri prima o poi va tolta. Con chi parli? No, non mi dite che non vedete Enrico. Lo vedete Enrico voi? Enrico, tu hai un profilo privato? Sto cercando di vedere se. Io non lo vedo, con chi parli? Può darsi. Lei ti è arrivata? Non uso mai Facebook. Ok, questo non è un negozio, Rico, è una community. E quindi gli altri ti devono vedere. E tu devi parlare anche con gli altri.
altrimenti tutto quello che facciamo qua non ha senso. La cosa bella dello star qua è che passiamo del tempo insieme. E se tu hai un profilo privato, io vedo te e nessun altro ti vede. A parte che mi prendono per matto, come è già successo. Però non è tanto il fatto che mi prendano per matto che posso farmela passare, ma il problema è che proprio si perde tutta l'idea di community. Io comunque lo vedo Enrico, siete sicuri? Voi lo vedete Enrico Fregola in chat? Anche io lo vedo, dice Mimi, perfetto. Quindi devi assolutamente sistemare quella cosa lì del privato se vuoi partecipare alle live, altrimenti non, in pratica non stai partecipando alle live. Ormai giuro metto pubblico. Sì, è giusto perché, come ti ho detto, non è veramente un negozio questo, è una community e se loro non ti leggono, insomma, non potete scambiarvi le carte, mi prendono per pazzo e non è tanto una cosa carina. Se poi non usi mai Facebook, ancora meglio, no? Devo farlo ora? No, va bene, fallo domani, non preoccuparti. L'importante è che se vuoi partecipare alle live devi riuscire a comunicare con gli altri, altrimenti si perde completamente il senso del partecipare alle live. Non siamo, se fossimo soli e te potremmo fare una chiamata su Discord. Abbiamo Ipno. Oh mio Dio. Vabbè, l'evoluzione di Geoduo, Pokéball. Luca, ci sei? Jolteon. Ok, abbiamo trovato un'olografica di Jolteon, che vabbè, ok. Come on, Squirrel. Meowth. Coffin. Lapras. Tauros. Come on. Ah, Dodrio. Ce n'è ancora una qua dietro. C'è ancora una qua dietro! Sei pronto, Luca? Sei pronto, Luca? Ha trovato la Master Ball! Onix Master Ball! Luca! L'hai sniperato! Questa è una sniperata di quelle vere! Che ha fatto? Questo ha preso due pacchetti e ha trovato la Master Ball! Grande, Luca! Te la meriti, guarda! Te la meriti proprio! Non c'è niente da fare, sai cosa c'è? Che a te piace molto 151, giusto? E vabbè, stai facendo il set. Però c'è poco da fare. Più ci provi e prima o poi arrivano. E pescato mica male spesso. Ma guarda adesso, cavoli, abbiamo appena aperto un box e hai trovato la Master Ball. GG. Tra l'altro, Onix non è neanche un brutto Pokémon da avere come Master Ball, devo essere sincero. Non mi piace il colore. Non mi piace il colore oro che c'è. Io l'avrei fatto un altro colore. Però, ehi, è una Master Ball. Non è che se possiamo stare qua. Ottimo. Direi che puoi andare a mangiare tranquillamente. Fammi prendere il tuo box. Vedi a quanto sta. Fammi vedere. Ah, questo qua è Pokémon 151. Lui è Onix. Ok, l'ho trovato. Ok, ho trovato la Master Ball. Dovrebbe stare intorno ai 10 euro. 10 euro. Non male 10 euro, dai. Se lo vuoi vendere, se no. Fammi prendere la tua scatola. Luca! L'ha sniperato, è incredibile. Ha preso due pacchetti da un box nuovo. Erika! Schermata verticale, Erika, ti sei appena persa Luca, cosa ha fatto? Abbiamo aperto un box di 151 e Luca ha aperto due pacchettini. Ma ci credi che in due pacchettini ha trovato la Master Ball? Box nuovo, brand new, assurdo. Box nuovo, due pacchetti, Master Ball di Onix 10 euro.
Vabbè, si è ripagato il pacchetto. Si sono ripagati i pacchetti, sì, però comunque è un bel pool da avere. Voi la Masterball manco ce l'avete in italiano, quindi comunque da tenere in casa per un po' non è male. Era più bello quando fai vedere lo schermo del PC. Sì, potevo far vedere lo schermo del PC, qua vuoi vederlo? Tiè. Masterball è qua. Va bene? E comunque questo qua è il prezzo base di Car Market. Io sono sicuro che se veramente lo vuoi vendere, puoi venderlo tranquillamente a 14-15 euro. Tranquillamente sul mercato italiano. Se lo metti su eBay, 14-15 euro lo trovi di sicuro a chi darlo. Io lo comprerei a 15 euro, onestamente. Beh, a me non serve perché non faccio l'use. Però lo comprerei volentieri a 15 euro, no? Masterball di Onyx. Bel Pokémon Onyx. Ah, c'ho feca. Me lo tengo, infatti. Per adesso ti conviene tenerlo, poi magari, poi sicuramente adesso che finiranno di stampare 151, questi qua sono prezzi che saliranno. Io lo terrei per un po', almeno poi te lo godi un po' e poi insomma ogni giorno che lo vorrai vendere lo vieni, avrai tutto il tempo. Non è che si trovano tutti i giorni le Masterball, eh. Cosa abbiamo oggi di bello? Oggi, guarda Erika cosa abbiamo di bello. Tutte le pro... Vuoi vedere le promo? Guarda, qui ci sono le promo. Sono solo io che sono eccitato da questa cosa. A voi non ve ne frega assolutamente niente, vero? Io mi sono messo qua a lavorare tutto il giorno, a farvi dei profilini e tutto. Sembriamo super cyborg. E voi? Oh, non so come vederlo. Vedere cosa? Cos'è che non riesci a vedere, Enrico? Ne vuoi aprire un altro? Io ne voglio aprire. 151 sempre vuoi aprire? Cos'è che ti serve? Cos'è che stai cercando, Luca? Cos'è che ti serve per il Master Set a te? Cos'è che stiamo effettivamente cercando? Ma stasera che serata sarebbe, Lele? Stasera è la serata del ho fatto Streamlab oggi pomeriggio, non ho organizzato niente. Questa è la serata, però ci sono tante promozionali dentro. Non riesco a vedere se sono privato o no, dice Enrico. Devi guardarlo dai setta. Ti conviene farlo domani pomeriggio. Se hai difficoltà a farlo, domani pomeriggio hai Discord, ci possiamo vedere su Discord e ti do una mano a settare il profilo. Ti mando una mail e manda sa mail. Disney ti è arrivato qualcosa? Sì, abbiamo Disney Lorcana, abbiamo Disney secondo capitolo. Poi ci sono altri Disney forse. Bisognerà vedere l'elenco. Ma è bellissima la lista che hai fatto. Che hai fatto? Io leggo che hai fatto. Intanto scegli, mi mancano un botto di carte. Ah, sei proprio indietro tu. Ok. C'è il canale Discord, ma quante novità. Questo è più cicciotto. Disney cinese, dice Erika. Non riesco, sono novantenne nel corpo di un ventenne. Ok, adesso vedo che il tuo commento è privato comunque. Fatemi modificare. Perché io non posso neanche modificarglielo in maniera tale che si veda per sempre. Posso modificargliene uno di commento e farlo vedere a tutti. Cavolo. E niente Enrico, bisogna per forza mettere a posto questa cosa perché altrimenti non ti vedranno mai. Sono curioso di vedere le carte, dice Erika. Che carte? Devo mettere una... Comunque salutami tutti da parte mia. Enrico vi saluta. Si scusa per avere il profilo privato, ha detto che domani lo mettiamo a posto, così lo vedete scrivere e riuscirete a parlare con lui. Perché lui vi vede, siete voi che non vedete lui. Sai, Disney cinese? Ok. Non saranno contenti questi qua, però va bene. Sto cercando di mettere via quanti più box possibile di Disney cinese. Uno perché alcuni box li vorrei tenere e altro perché ho una sorpresa per voi. Però voi continuate ad aprirmi le robe. Ciao Enrico, dice Mimi. Sei pronto? Un altro pool abbiamo trovato. Chi è che ha aperto il pacchetto? Io? Ok, quant'è che mi devi? Quant'è che mi devi, Luca? Qualcuno deve offrire il caffè. Ma sono cinese o giapponesi? Sono coreane. 3, 2, 1. Oh, Mr. Mime.
Ok, questo qua è Mr. Mime Alternative Art. È molto molto carina questa carta. Qualcuno deve offrire il caffè. E quel qualcuno è Luca. Molto bella. Ha aperto. Sto disgraziato. Ha aperto tre pacchetti e ha fatto due pull. Molto belli, tra l'altro. Sei una disgrazia, Luca. Ciao Fra, come stai? Dopo mi fai vedere il famoso pacchetto più costoso che mi. Cioè, assolutamente. Ma sono cinesi, giapponesi, coreane. E devi sapere che nei box coreani c'è garantita una Master Ball e una Secret Art Rare. Tutte lui le sta trovando. Ma no, non l'hai mai visto questo qua? Quando c'è fortuna, non c'è niente da fare. Ti cercherò le offerte per un po', Lele. Dovete sapere che Luca mi ha trovato un'offerta bellissima per Zenith Regale a 3 euro a bustina. Infatti, domani proverò ad andare a prenderlo se ce l'hanno. Se riesco a prenderlo facciamo una super offerta, non so, facciamo una serata a 4 euro bustina di Zenith e ci divertiremo così, se riesco ad andare a prenderlo. Se no, no. Questo è tutto Mr. Mime, tra l'altro due Mr. Mime, olografico e l'Alternative Art. Bello, bello, bello. Lele, fai vedere Disney 100 cinese a Erika. Ci sono nel mio box. Ah, così. Ah! Bravo, bravo, la tua è un'ottima. Vedi che sei. Vedi, è proprio una persona intelligente, Alberto. Ma dove faccio vedere, Erika? Tu hai qua il Re Leone, una scatola piccola o c'è una scatola grande? La. La lenticolare. Tra l'altro, mi sa che sono nel tuo box grande, Albi. Perché tu c'hai il box grande pronto per essere spedito. Dio mio. Tu hai il box grande pronto per essere spedito. Quindi in realtà dentro qua non c'è molto. Ma infatti, non so neanche perché l'ho preso. Vedi, ti è arrivata una mail. Ok. Allora, facciamo le mail e poi facciamo vedere il box e le cose a Erika, ma prima facciamo vedere a Roberto il set di. Il pacchettino più costoso che abbiamo, che era curioso. Fatemi giusto fare queste email e poi facciamo quelle due. Guardiamo quelle due cosine. Mi è arrivata una mail sicuramente. Eccola qua. Mimi. Che lista, Mimi. Ehi. Ma questa è una lista gigante, Mimi. Allora, un pacchetto di Violet. Dimmi il numerino, Mimi. Bello, sai che dentro qua c'è Mimi? Dentro qua c'è Miriam, una bellissima Alternative Art, l'allenatrice, l'Alternative Art di Miriam è bellissima. Spero tanto che riesci a trovarla, guarda. Davvero? Davvero sì. Tu hai una domanda, vero? Vai, Mimi, dimmi qualche numero, dimmi un po' di numeri, perché tu mi devi dire almeno 1, 3, 5, 6, 7, dimmi un po' di numeri, scegli Luca. Luca, Mimi dice, sei stato troppo fortunato questa sera, dammi una mano. E intanto ti prendo gli altri box che vuoi. NS9, NS11. E? 9, 11 e una B, ok. Ma quelle carte che si vedono sono gradate? Sì, quelle carte che vedi sono gradate, una da Grad e l'altra da UCG e costano solo una 5 euro e l'altra 4. Ascoltami, Luca mi sta andando a mangiare. Prendiamo un pacchettino al volo di questo qua, di Violet, e poi mi dici anche gli altri numeri. Completamente ignorato. Vuoi vedere anche quelle, Erika, insieme a Disney 100? Prendine una a caso, Lele. Va bene. Tu non avevi il numero tuo, l'8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 era il tuo numero, Mimi. Allora, quanti ne vuoi di questi due? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
No, il numero 6 è il tuo, Vincenzo. A lei l'altra sera gli hai detto: Mimi, prendi il numero 8, te lo trovo. E avevamo anche trovato qualcosa col suo numero 8, quindi deve stare consistente col suo numero, altrimenti è la fine. Numero 3, NS11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ah, se Mimi, allora otto. Diglielo, diglielo. Serviva il box da 12 euro, vabbè. No, no, Massimo, io ho solo due. Ho la convenzione con Bartolini. Una è il box piccolo, 6, e l'altro è il box grande, 8. Non fatemi fare extra box perché sono inguaiatissimo. Per piacere, ve lo chiedo per piacere. Perché se, è chiaro che se me lo chiedete ve lo faccio come favore. Ma cavoli, ma il mio tempo, io non ho più tempo, non ho più tempo di vivere qua. Al massimo creo un nuovo domani profilo e ti dico. Fai come preferisci, l'importante è che tu abbia un profilo dove gli altri ti possono vedere, così almeno riesci a parlare con loro. Comunque sta prova non va proprio. È sicuramente nelle impostazioni. E poi c'è una parte che parla. Rosso, ci sei? Perché l'hai messo a posto. Rosso, tu ci sei per. Puoi dire a Rico come hai fatto a mettere a posto la cosa del privato? Quindi se vuoi, Erika, tu c'hai, tu tra l'altro hai già il box grande, quindi tu vai già col box grande. Questo è Violet EX per Mimi e stiamo cercando Miriam. Io non so il nome di quei Pokémon. Monkey Lee. Oh, un cestino di frutta, ragazzi! Posso tenerla questa carta? Ma è bellissima! Questa è la carta per me! Questa è la carta per noi! Raga, questa carta qua devo metterla come sfondo nella cover di Facebook. La V la scambio con un'altra V, non mi piace. Ok. Qualcuno vuole cambiare con la Rino. Il rinoceronte? Hai trovato un'olografica? Questo cestino di frutta è magnifico! Non sapevo ci fossero i cestini. Grazie, Mimi! Non sapevo ci fossero i cestini di frutta dentro le carte. Questo set è meraviglioso. Allora, l'olografica la mettiamo qua. Vai con NS9. La carta del cestino di frutta sa di community. Ma sì, quella lì bisogna metterla. La devo mettere come immagine di profilo o qualcosa del genere. Posso vedere la V? Questa è la V. Rino, Rainor, ma non so, Rainor qualcosa. Abbiamo la ragazza vestita di verde. Oh mio Dio, lei è bellissima! Molto bella! Poi abbiamo l'amica di Harry Potter, questa qua è un'olografica. Un'altra ragazza bellissima. Lei è un elfo? Oh mio Dio, ha sniperato. Mimi, hai trovato un SSR! Vabbè. Chiaramente non poteva mancare. Ormai questi pacchetti qua sono veramente pieni. Dai, sbrigati con il pack, voglio un'altra gara, sono curiosissimo. Ci sono tantissimi pack qua da aprire. Quando farò il mio primo acquisto sarà misto tra Naruto, waifu e il giochino Dammi una V. Diglielo! Allora, la ragazza sott'acqua, le waifu sono bellissime. Tra l'altro sono arrivati due nuovi set che volevo farvi vedere delle waifu. Se abbiamo tempo, dopo, cavoli, abbiamo un sacco di cose da fare. Ho una lista. Ma lei ha un tatuaggio sulla gamba? Cos'è che c'è scritto? 100? Ma ho un tatuaggio che ho scritto 100 sulla gamba. Ma è un timbro, non è un tatuaggio, c'è il timbro in mano. Ma si è timbrata la gamba questa? Non ricordo che V. E se ho i doppioni. Ah, le V che hai tu? Non so neanch'io. Bisognerebbe andare a vedere. La domenica facciamo la serata scambi, quindi il pomeriggio scambi, quindi. Ma lei è una suora?
E quindi domenica. Ma che vestito è questo qua? Carino. Domenica facciamo gli scambi. L'SR la mettiamo di solito. L'SR le mettiamo nelle olografiche? Immagino di sì. Adesso la domenica pomeriggio sarà la domenica scambi e domenica sconti. Mimi, ti ho detto che il numero 8 è il tuo numero. Diglielo, diglielo. Oh mio Dio, è bellissima. Ma chi è lei? Qualcuno sa i nomi? Ho invitato una ragazza che legge un sacco di manga e le ho detto, vieni per piacere la sera in live. Almeno volevo regalarle qualche pacchetto come facciamo di solito e chiedere i nomi, perché io sono sicuro che questa ragazza qua conosce tutti i nomi di queste ragazze, non c'è niente da fare, perché legge tanti manga. Questa è Lady Oscar con una lettera in mano? Questa ce l'hai già, Mimi, però è bellissima e ci sta anche averla doppia. Questa qua è il carnevale, non è il carnevale, come si chiama? Il capodanno cinese. E lei sta togliendo il giubbotto. Next. Toglia così. Spiace, ci ho provato. Allora, abbiamo la ragazzina, la poliziotta e la scimitarra. Ah, questo set me lo ricordo, molto bello. Se ce l'ho quella, dalla Vincenzo. Ok. Oh mio Dio, un'altra bellissima waifu. L'ignoranza comunque non è una cosa bella, perché vorrei sapere i nomi di queste ragazze. Allora, quella che hai tu è. Quella del capodanno cinese. Lei ce l'hai. Troppo belle, vero? Proprio belle. Ultimo pacchettino per Mimi. Oh mio Dio, bellissimo questo waifu. Hai trovato anche l'amica di quella là, guarda. Va bene, questa qua del Capodanno gliela diamo a Vincenzo che tu tanto ce l'hai. Quella con le orecchie da orso. Oh mio Dio, un'altra SSR. Ma lei va a raccogliere i fiori nei campi. Bellissima questa SSR. Guarda che bella. Io questa la farei gradare. Beh, oh, ho aperto 5-6 pacchettini e ho trovato due pool giganti. Ah, io dico che il pacco 9 di 151 è fortunato. Chi vuole credere, provi. Numero 9 di 151. Io però leggo. Io leggo te, però gli altri devi capire che non ti leggono. Perché è profilo privato, te l'ho già detto. Enrico dice che secondo lui il pacco numero 9 di 151 è un pacchetto fortunato. Allora, prendiamo il box di Mimi. Sniped. Sniped. Mimi. Questo è il tuo box. Allora, per adesso Reiner lo mettiamo qua e vedremo cosa farne. In un non troppo lontano futuro. I pool. Li mettiamo nei pool. La scambio con Reiner. Lele, puoi vedere su qualche video più. Te l'ho detto, Antonio, lo facciamo domenica. Domenica facciamo tutti gli scambi. Quindi se volete fare qualche scambio lo scrivete sul gruppo di Facebook e io la domenica faccio tutti gli scambi per voi. Mi dite esattamente le carte che volete scambiare e domenica faccio tutti gli scambi.
tutte le domeniche adesso facciamo solo scambi. Domenica pomeriggio, non la sera. La domenica pomeriggio faccio una live extra dove mi occupo solo degli scambi. Così almeno non fermiamo le live troppo a lungo per fare quelle cose. Però fammi la cortesia di scriverlo sul gruppo, così almeno scrivi esattamente la carta che... Ah, perché tu non lo sai. Ah, ci devi essere. Sì, sì. Ma se non ci sei, non preoccuparti perché ti farò vedere. Scrivimi giusto un promemoria sul gruppo che vuoi scambiare la carta di Rhino di Mimi. E io... Questi non sono sensi. E io ti faccio vedere cosa hai nel tuo box. E prendiamo il tempo la domenica per vedere tutto quello che hai nel tuo box, così almeno vedi anche le carte che vuoi dare via oltre alla V che hai. E prendiamo quelle carte dal tuo box grande e le mettiamo nel box piccolo con scritto trade da dare via, capito? Però lo facciamo domenica così almeno abbiamo il tempo di fare proprio di fare questa cosa per tutti. E vale per tutti chiaramente questa cosa. Ma se tipo vinco la gradata, posso farmela spedire e basta? Certo. Queste qua sono le olografiche. Questo qua dobbiamo dare a Vincenzo, però prima dobbiamo segnare quanto stai. Allora, abbiamo un pacchetto di Violet che costa 2 euro. Gli altri pacchetti costano tutti 1, quindi 5, 6, 7, 8 e 50. Allora, Eri a 56, meno 8,50 dovrebbe fare 47,50, giusto? Siamo tutti d'accordo? Chiedi un po' in giro qual è il loro Pokémon preferito, dice... Enrico sta chiedendo qual è il vostro Pokémon preferito, se ne avete uno. Domenica pomeriggio, a che ora? Non lo so ancora, uscirà, farò un video per pubblicizzarlo e lo saprete tutti con quel video. Io l'ho mandato una mail, così poi la metti nel box. Ok, grazie. Non avresti dovuto farlo, però grazie. Vincenzo! Vincenzo, 822. Vediamo. Grazie mille, Mimi. Hai fatto due bellissimi pull, Mimi. Il mio preferito è Imolga, bello Imolga. Mew, dice Deborah. Pikachu, dice Mimi. Ma scusa, non pagano subito? Cioè, se poi non ti pagano? No, i pagamenti vengono fatti subito. Se tu vai a vedere nella parte... Nella nostra... Non bacheca, nella parte sopra della pagina Facebook c'è il regolamento. E se leggi lì c'è scritto esattamente come fanno tutto. Vediamo Disney. Sì, facciamo giusto le ultime mail. Destino di Paldea numero 6. Allora, Destino di Paldea numero 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai trovato Pikachu! E poi NSM10. Ma tu non hai più credito? No. NSM10. Oh, questo qua è il set nuovo? No, non lo è. Questi qua sono i due set nuovi. Ho preso questo qua che è bellissimo e questo qua che è altrettanto bello. Questi due set qua sono spettacolari e sono nuovi. Questo è il tuo NSM10. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ah, Vincenzo sta aprendo Destino di Paldea e le ragazze.
Io le voglio l'ultimo set che hai mostrato cambio. Maledizione! Allora, Enzo, che ore sono? Hai fatto l'ordine alle 9.01 e il cambiamento è no M10 e tu vuoi? Cos'è che vuoi? M04 o M06? Sono curioso anche io del nuovo set di Giantonio. Sembrano molto, ma molto più waifu. Dimmi quale set vuoi. Ma che diavolo vuol dire? Sembrano più waifu. Ma non vuol dire niente quello che hai detto. È il mio numero. È destino. Ok. Non vuol dire assolutamente niente quello che hai detto, sembrano più waifu, anche io sono curioso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, quindi ti ho preso M06, allora M06. Dai Enzo, possiamo fare una garetta? Sì, te l'ho spiegato Enrico, prima facciamo apertura dei pacchetti ed è la priorità massima che abbiamo. Poi quando abbiamo, te l'ho detto, le gare le facciamo generalmente ogni 20 minuti, però se stiamo aprendo i pacchetti per le persone che vogliono aprire va a loro la precedenza. Se adesso ad esempio arrivano, non so, 100 ordini, non la faremo mai la gara, facciamo solo i 100 ordini e poi alla fine dei 100 ordini facciamo la gara. Ma come funziona? Non si paga subito? Sì, si paga subito. Va bene, è la ragazza che sta guardando all'indietro. Mio Dio. Ma tu dove devi andare? Questa è armata, oh. Bella questa qua. Chi è che la conosce? Che videogames è questo? Antonio! Enrico, adesso ti vedono. Non ci credo, non so cosa hai fatto, ma adesso ti vedono. Cosa bella, meno male che hai fatto qualcosa e gli altri ti vedono, sono proprio contento. Lei è spettacolare, mi piace molto questa coda di qua e la treccia di là, non è bellissima? Sì, ora mi vedono, non conosco. Dai Antonio, ma neanche tu. Gennaro non c'è? Ma nessuno conosce queste waifu, dai, non ditemi che. Questa qua è Sailor Moon, questo qua non è mica lo scettro di Sailor Moon. Mimi, questo qua non è mica lo scettro di Sailor Moon. Lei deve essere una di Sailor Moon. Non ha fatto nulla. Magari è solo Alberto che ti vede e gli altri non ti vedono. Non lo so, Alberto ti vede. Sì, cosa? Sì, è lo scettro di Sailor Moon? Sì, lei è di Sailor Moon? Io non lo vedo. Non ti vedono tutti, Enrico, comunque. Vabbè, un'altra. Oh mio Dio, ma lei chi è? Un'altra di Sailor Moon, immagino. Sailor Moon con i capelli rosa. Ci assomiglia, vero? Non lo so, non credo che ci assomigli. Sembra Sailor Moon per via dello scettro, ecco. Due carte incollate? Ok. 3, 2, 1. Oh mio Dio, un'altra bellissima ragazza. Ma lei non ha gli occhi. Lei non ha le pupille, ragazzi. Ciao Alberto! Ah, oh, sono tanto contento di vederti ancora, Alberto. Come stai? Stiamo aprendo questo qua, un nuovo set di waifu, molto molto bello, vuoi vedere? Guarda qua Albi, abbiamo Sailor Moon dei poveri, una bellissima ragazza, se sai qualche nome non esitare a farcelo sapere, lei sta guardando all'indietro, lei e l'altra. Bello questo set, vero? L'ho detto io che era un bel set, poi non mi ascoltate mai. Allora, prendiamo le olografiche. Ormai sto imparando anche i set da prendere, avete visto? Bravo Lele, bravo, una pacca sulle spalle a me. Le comuni. E adesso dobbiamo aprire il destino. Allora, Enzo, buona fortuna. Che set è? È NSM06. M06 in pratica. Questa se gli fai i capelli corti sembra Hinata di Naruto. Hinata, io so chi è Hinata di Naruto, è quella che si mangia il sushi, vero? E raga, fermatevi con i pacchetti che voglio fare una garetta.
No, abbiamo trovato un'altra Illy. Illy 2. Ascolta. Basta, basta questa cosa delle gare. Datti pace, datti pace. Stiamo spacchettando. Allora, Neni. Charmander. La caramella non troppo rara. Tra l'altro loro non ti leggono neanche. Frigibex. Zubat. Gengar. Ti leggo solo io in pratica, Enrico. Oinkolon. Vabbè, la ragazza di Lichonk. Spirit Tomb. Vuoi vedere che qua troviamo un pool? Vuoi vedere che... Ah, ma questo è il pool. Questo qua è mica Baby Shiny. Spirit Tomb è bruttissimo. Secondo me è il Pokémon più brutto. Hai dato la carta vincente? Sì, gliel'ho data. Dio mio. Vabbè. Alternative Art. Pony. Ma è incredibile questo ragazzo comunque. Come vuole quel Gengar è bellissimo. Io non l'ho visto Gengar. Ah, eccolo qua. Sì, è proprio bello quel Gengar. Noi ce l'abbiamo. Io ce l'ho quel Gengar da qualche parte. Te lo darei volentieri se sapessi dove. Se sapessi dove fosse, te lo darei volentieri. Ce l'ho. Te lo regalo volentieri. Se lo trovo te lo regalo. Anzi, ce l'ho sicuramente. Ricordamelo magari un altro giorno. E così vado a vedere di trovartelo e te lo regalo. Bravo Enzo! Hai snipperato ancora! È incredibile questo ragazzo! Incredibile, ce l'ho sicuramente doppio o triplo quel Gengar da darti, non preoccuparti, ci penso io a te. Olografico. Vediamo di non rovinare questa Baby Shiny. Quanto valgono le Shiny adesso? Saranno 4-5 euro, vero? Immagino, non so. Vince se sempre una certezza. Ah, io non sono proprio un amante di Spirit Tomb, devo essere sincero. Anche a me piace molto Gengar. Bello, dovrei averne un paio, Arbitro. Te lo metto anche a te. Ricordatemelo solo un altro giorno che ho una fila. Siamo in coda per fare mille cose e non ho tempo adesso. A chi è che non piace Gengar? Quella raffigurazione di Gengar in particolare è molto carina, devo essere sincero. A me Gengar piace, non è un Pokémon che mi fa impazzire, mi piace. Però quella raffigurazione in particolare mi piace, è proprio carina, dai. Allora, nella lista di cose da fare, la prima cosa è far vedere il pacchettino a Roberto. Roberto, ci sei ancora per quel pacchettino là che volevi vedere, Roberto L? Ciao, prendiamo questo pacchettino per Roby. Allora, Roberto mi ha chiesto qual è il pacchettino più costoso che abbiamo? E io gli ho risposto, il pacchettino più costoso che abbiamo è 170, costa 170 euro ed è un pacchettino di Pocket Monsters. Quindi questo qua è il primo pacchettino dei Pokémon, quando ancora non si chiamavano Pokémon ma si chiamavano Pocket Monsters. Costa 170 euro, è sigillato e all'interno tre Pokémon. In pratica mi manca solo Mew. E ho trovato tutte le fuoriserie in meno di 20 pack. Tra l'altro è un set gigante, non so come hai fatto a finirlo così subito. Però questo qua è il set che vi dicevo, Pocket Monster. Ed è stato stampato da Bandai nel 97. Sul retro abbiamo Pikachu, Flying Pikachu. Ancora da Bandai. Questa qua è una collaborazione con Cardass e Bandai. E questi qua sono i primissimi, primissimi Pokémon. C'è Pikachu Surfing Pikachu. E un altro Pikachu qua. E vedete, all'inizio non c'erano ancora le bustine di plastica, erano le bustine di carta. Questa è la bustina in pratica. E il fronte e il retro c'è la checklist e una banda pubblicitaria. Mentre all'interno. Aprilo, vabbè, dai. Mentre all'interno ci sono tre Pokémon. Posso aprirlo live, Enrico, se vuoi, costa 170 euro e lo metto nel tuo box. Se vuoi, lo apro per te. Senza problemi. Le baby alternative art, i baby shiny sono infiniti. Sì, infatti sono una cosa come 200... Cos'è? Un set da 300 carte tutto insieme. Quindi questo qua, Roby, è il pacchettino più costoso che abbiamo. Ha detto che Enrico forse lo apre un giorno. Lele,
Io ne ho 2 euro, figurati 170. E allora anche voi. Aprirlo è un sacrilegio. Va bene, adesso è il tempo di Erika. Devo prendere il box di Alberto. Sto prendendo il box di Alberto per far vedere a Erika le carte di Disney. Devo essere sincero, non so esattamente dove sono. Aprirò 50-60 pack. Nella sua semplicità è molto figo, ma è bellissimo. È proprio bellissimo. Quando arriva lo stipendio voglio fare il mega pack opening con Lele. No, io ho paura di queste cose. In che senso il mega pack opening? Allora, qui abbiamo 3000 l'Orcana. Questo qua è Alberto. Ok, questo qua è il set Disney. E tu dovresti avere... Io stavo cercando in particolare quella di della Lion King, molto bella, che abbiamo sbustato la primissima volta che abbiamo aperto questo set della Disney. Comunque, Albi, mi sa che tu di puzzle ne hai fatti un po'. 50-60 pack. Vabbè. Eccolo qua, proprio questo stavo cercando. Oh, ma tu hai Alice in Wonderland, Albi? Ma tu devi far girare ste carte. Ehi! Quando è che condividiamo le carte che abbiamo qua, Albi? Allora, questo qua è Alberto che vuole far vedere le carte a Erika, che giustamente non ha mai visto il set Disney 100. E queste qua sono le carte. Allora, devi sapere che il set Disney 100 ha all'interno 4 rarità diverse. Una di queste rarità si chiama Orchestra e ci sono tutti i personaggi della Disney che cantano piuttosto che suonano. Questo qua è il set Orchestra, vabbè, chiaramente non è completo, mi sembra che siano 9 o 10 carte in tutto. E abbiamo Alice, Stitch, lui ha Stitch, Alice, Baloo. Queste sono 3 di quelle che ha. Lo sai, Lele, che volevo Disney cinese, sono molto brava, sto aspettando Erika. Ok, quindi queste qua sono la versione orchestra. Poi abbiamo una versione di carte che in pratica è un set, viene definito 1 a 1, quindi è una carta 1 di 1. E serve per chiunque voglia firmarla e colorarla a piacere e regalarla a un amico. In pratica sai che le carte 1 di 1 vuol dire che ce n'è solo una al mondo. Ed è stata fatta in una carta particolare, che è tipo quella della canvas, quella dove si disegna giusto nella carta. E quindi non è plastificata. Chiaramente ci puoi disegnare sia con la matita che con il pennarello, piuttosto che con la penna. Puoi colorarla come più ti piace. Poi la firmi dietro e la regali a un amico ed è una di uno. Una unica al mondo. Queste qua sono molto molto belle da avere. Molto molto belle. E lui ne ha 2 se non mi ricordo male. Sì, guarda. Tu ne avevi 2, sì, guarda, Woody e Simba. Molto molto belle, uniche. Queste qua sono veramente uniche. Non ho capito se ci sono disponibili, così ti mando i soldi. No, non... Stiamo aspettando di fare la serata Disney. Ci sono disponibili, ma stiamo aspettando di fare la serata Disney. Poi abbiamo Timmy. E lui ha questo set orchestra, quindi non so chi sia il gatto, però questo qua è il pupazzino di non so che. E infine... Quindi sono due, queste qua sono 2 rarità, giusto? Ce ne sono 4 di rarità in totale. E poi c'è una terza rarità che è, si chiama lenticolare, o lenticular in inglese. Penso che sia lenticolare in italiano. Ed è la peculiarità è che se la giri da una parte è in pastello e se la giri dall'altra si colora e viene full color. Molto bellina. E ha questa qua di quella principessa che non so chi sia e The Lion King. Molto molto belle. E questo qua è un set, non è in edizione limitata, però è un set solo esclusivo per il mercato cinese ed è dei 100 anni della Disney, quindi Disney 100, fatto apposta per l'anniversario. Molto molto bello questo set.
Qui avete mandato 100 messaggi, io non sono stato dietro. Non ho capito se sono disponibili. Ok, sono disponibili, però stiamo aspettando di fare una serata a Disney. Se hai la pazienza anche tu di aspettare, Erika, magari sai cosa faccio? Faccio una prevendita. Allora, facciamo finta che non sono disponibili per adesso e faremo questa serata a Disney tra una settimana o al massimo una settimana e mezza. Il problema è che ho chiamato il fornitore, mi hanno mandato per sbaglio. Non è che mi hanno mandato per sbaglio, ho fatto l'ordine al fornitore. E a un certo punto il fornitore mi ha mandato un pacchetto e mi ha contattato e mi ha detto: guarda, abbiamo avuto un problema col tuo ordine, perché era abbastanza grande, ti abbiamo mandato un pacchetto e arriverà l'ordine più grande quando ci sarà tempo. Poi mi hanno spedito altri pacchi, però non è ancora finito, sto ancora aspettando. Cioè, non mi è arrivato l'ordine completo, però volevo aspettare che ci fosse l'ordine completo. Quanto costano queste carte uno di uno? Non vendiamo carte, vendiamo solo i pacchettini e questi qua sono di Alberto, quindi non sono in vendita, credo. Valgono circa una ventina d'euro a carta. Stasera stacco presto. Lele, ho mandato una mail, gli ultimi due pack. Ok, arrivo, arrivo. Voglio una Disney uno di uno, dice Enrico. Devi trovarla dentro un pacchetto. Ok, ci sono. Non hai più quel pacchetto, Lele. Non hai più quel pacchetto, Lele. In che senso? Fai una gara. Premi Pokémon. Vincenzo, destino di Paldea, numero 6. MS16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. MS16. Vai via. Ma non ce l'ho MS16, che mi hai mandato? No, il 6, ho il 6, ho l'9, 10, 11, 4, 6, 8, 7, MS6. Cavoli, non mi hai fatto. Oh, questa sera ora non hai fatto un ordine giusto. Qua è delle. Che ore sono? 9:19. Enzo. 9:19. M6. Ok, fatto. Quanti altri ordini ci sono? Tantissimi. Non finiremo mai stasera. Non finiremo mai. Facciamo sinistra questa volta. L'errore dell'ordine è che gli porto fortuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, apriamo prima le ragazze. Corna. Ma questi qua sono i capelli? Ho una ruota. Cosa sta succedendo da queste parti? È l'errore nell'ordine. Ah, la cameriera che fa l'occhiolino non poteva mancare. Ma cosa è successo? Ma è ombra? Ma cos'è sta cosa? Ma non sono sicuro della riga che le ha messo negli occhi. 3, 2, 1! È una suora. Ma? Vabbè, hai trovato la suora, hai trovato la ragazza con la riga negli occhi, hai trovato la cameriera che ti fa l'occhiolino, hai trovato la cinesina, hai trovato questa qua e hai trovato l'altra. Carine, perché me ne devo andare a fare dei servizi. Enrico se ne deve andare. Sta salutando, credo, non lo so. Le ho mandato una mail. Arrivo, arrivo.
Sei pronto, Enzo? Quanto costa il pack di waifu? Dipende dal pack, tra 1 o 1,50 euro. Ci sono pacchetti da 1 e pacchetti da 1,50. Pikachu, studenti di Paldea, l'orsacchiotto che si va a vedere le Hanner, non so il nome di questo Pokémon, lo zaino della ragazza, Dashban, Dashban, ok, quello che si va a mangiare i pasticcini in Francia. Poi abbiamo, oh mio Dio, un'altra baby shiny, Scyther, Maronna mia, ma questo ragazzo è troppo fortunato. Natu, reverse into, ricerca accademica. E ti sta bene, cavoli, ma è impossibile che ogni volta che non puoi spacchettare qualcosa e pullare di continuo. Questo non ha mica bisogno di qualcuno che dica in bocca al lupo, Illy. Guarda te, fermati un attimo, baby shiny. Il pacco di Paldea costa 6 euro. Nella descrizione della live trovi tutti i prezzi. Intanto vi metto i prezzi qua e imbusto la roba per Enzo. Va bene, Enzo, ottime sniperate anche questa volta, neanche a dirlo. Ah, fammi prendere il tuo box. Su Facebook. Tu sei riuscito a vedere il messaggio? Mi è venuto in mente adesso. T'ho visto prima, ste. Ma mi è venuto in mente adesso. Senti, se ti mando 12 centesimi, me lo fai uno sconto, ma in cambio scegli tu un qualsiasi pagato a premi? No, non possiamo fare queste cose. Mi spiace. Anche perché costa 1 euro. Però. Però posso regalarti un pacchetto. Ok, grazie mille Enzo. Fammi spostare questo. E poi abbiamo Mini 5 pack numero 6. NS6, ok. Non devi, Enrico, non devi, non sei obbligato a comprare niente. Qui regaliamo tutta la sera. 1, 2, beh, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vabbè, se faccio così però. Mi hai fatto diventare sottone, ora mi piace le wifi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E da dietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me ne regali uno. Tada! Wifi! Grazie mille, Mimi! Ecco qua, questi sono per te. Sei pronta? Allora, la ragazza in mutande che ti sta indicando. Poi abbiamo lei che dice, oh, una sfera di cristallo. Lei. Poi abbiamo quella che mangia il gelato. Abbiamo altra. E infine abbiamo lei. Poi. Next. Lele, io non le conosco le waifu. Un'altra ragazza in pigiama. Lei che sta bevendo la birra. La ragazzina che sta sbadigliando.
Lei sta dormendo. La ragazza di prima con gli occhiali non si capisce cosa stia facendo. Che veloce, come vai veloce? La smetti di prendermi in giro? E poi abbiamo quella del cestino della spesa. Guarda, lei sta andando a fare la spesa. Vado io a comprare le uova, mamma! Lei sta andando a comprare le uova. Allora, queste qua delle uova le mettiamo di qua. Poi l'altra SR la mettiamo qua. Questa è una SR. Sfortunatamente la mettiamo qua sotto. Poi. Ok, queste qua le mettiamo qua. E mettiamo qua lei. Ottimo, ottimo, vedi qua, lei che porta la bandiera. E poi queste altre qua. Perché oggi sono fermi così? I ragazzi ammirano i dettagli. Zitta! Smettila, Debora! Vabbè. Ma quindi non ho capito, riesce. Buono, da buono lì arrivi con un secondo. Piano, piano, sì. Adesso ti regalo un pacchetto delle waifu pure a te, non preoccuparti. Lele, quelle un po' scorce, mettile da parte che poi le scambio. Va bene, va bene. Tipo lei. Lei. Lei la teniamo. Lei la teniamo. Lei la teniamo. Oh mio Dio. Hai trovato una super rara. Ok, bella questa super rara. Allora, Mimi, io ho un'idea da cosa fare. Innanzitutto questo qua non penso che sia un pack per te, nel senso un set per te. E però io ti prendo delle carte adesso e devi fidarti di me. Ok? Allora, io prenderò delle carte da te e le scambio con... Dai, te la lascio. E le scambio con delle carte Pokémon, va bene? Adesso vediamo quante carte hai. E le tue carte le regaliamo a Enrico che le voleva, ok? Questo è quello che facciamo, Mimi. Lele, se vuoi dare le mie Lorcana, se le vuole. Ok, allora lei ha freddissimo. E vabbè. Va bene, dobbiamo capire che questo qua magari è un set... Diavolo. Lei! Va bene. Questa non la voglio. Quindi io ricevo, non ho capito. Enrico, se non la smetti, meno male che ti qua, ti leggo solo io ma ti ignorerò. Ecco cosa fare, ecco cosa facciamo, Enrico. La ragazza con i capelli rossi, questa è bellissima. Ma è una rara? Ma non ci credo, è bellissima. Ok, questo è quello che facciamo. Fatica, questa è una cosa faticosa. Lele, ma i promo pack dell'SR quali sono? Non voglio più aprirli i promo pack dell'SR. Questo pack lo tengo. No, 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 fidati. Allora, facciamo così, Mimi. Ti ho preso. Adesso, Mimi, ti dico cosa facciamo. Io ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carte da te, va bene? Ti ho preso 7 carte. Però, ecco cosa facciamo. E ti ho preso, la maggior parte sono comuni, ti ho preso tutte comuni tranne un'olografica e io ti do in cambio, brava, io in cambio ti do 7 olografiche e ti do le prime 7 che trovo, va bene? Una, due, tre,
4, 5, 6. Aspetta perché ti sto dando tutte le mie Master Ball. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ti do vapore, anche se non ti piace. Tiro il pesce palla. Lui è l'allenatore. Oh mio Dio, che fatica. Ok, questo è quello che facciamo. In cambio di quelle 6 rare, scusami, in cambio di quelle 6 comuni e una olografica, io ti do tutte queste carte, guarda. Ok? Hai vinto. Queste vanno a te, quelle vanno a SR e le altre vedrò io cosa farne. Probabilmente le do, le regalo ai ragazzi se le vogliono. Ok, bellissimo, molto bene. Prendiamo il tuo box. Ecco, stavo dicendo, i ragazzi, chi è che vuole quelle waifu che non avrete visto e che sapete che ci sono? Io dice Alberto, io dice Enrico. Dai l'Orcana Mimi in cambio. No, ma le ho date tutti i Pokémon che avevo. Vedi, ma se prendo il bundle da 9 pacchetti di Pokémon nero e bianco, me li apri stasera? Sì, quando vuoi tu, certo. Ma non so se sono bundle da aprire quelli lì, perché sono vintage. Io di solito noi li diamo da tenere anche chiusi eventualmente. Quindi se vinco le uova te le do, ti do i cannolicini shiny lele per quelle waifu. Aspettate un attimo, allora questo qua, Mimi è il tuo credito, era 47,50 e adesso è 40. Poi, queste sono le tue olografiche. A me cosa è rimasto delle waifu? Tutte queste, guarda, ho tolto, Mimi, ho tolto esattamente 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ho tolto 6 comuni delle waifu e un'olografica. In cambio ti ho dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olografiche. In cambio delle tue 6 comuni e un'olografica, ok? Di un pacchetto che costa 1 euro. Ti ho dato 9 olografiche dei Pokémon, ok? Poi senti com'è per Violet e la dedizione. What? Me le fai vedere? No, non te le faccio vedere. Dopo le 23 le fai vedere, Lele? Sì, dopo le 23 le facciamo vedere. Dopo mezzanotte le facciamo vedere. Adesso. No, non le facciamo vedere neanche dopo mezzanotte. Queste qua vanno. Andatevi a rivedere le cose, come si dice, i replay, come si dicono. Queste qua sono le tue olografiche. Questo qua è il tuo pool. Lei, ti do lo shiny che ho trovato se me le dai. Va bene, facciamo cambio. Almeno io mi tengo lo shiny e ti do tutte quelle lì, ok? Questa e le comuni, mia cara Mimi, le mettiamo. Non ci sta più niente. Ta-da! Bene, grazie mille Mimi. Facciamo il cambio, Enzo. Le vuoi veramente le waifu? Va bene, Enzo, fammi sapere se vuoi le waifu che te le metto nel box.
Ora vedo Enrico, dice Mimi. È incredibile, adesso lo vedono. Cos'è la Whirlpool Shiny? Cos'è la Whirlpool Shiny? La Whirlpool Shiny. Vudrio, questa? Prendo una carta qualsiasi, guarda, e ti metto dentro le waifu, ok? There you are. Com'è che l'hai chiamata? Winput. What? Grazie, Enzo, mi hai liberato di quelle carte che a me non servivano. Allora, vediamo se ci sono altre mail e facciamo sta gara. Questo lo mettiamo qua. Questo la mettiamo qua. Ok, non ci sono altre mail, quindi possiamo fare una gara e vi do un pacchettino di waifu. Però al posto di darvi quel set là, vi do questo qua, che è il secondo che ho preso di carino. Vi do il numero 9, 3, 6, 9. Così vediamo cosa c'è dentro qua. Vediamo chi vince questo pacchettino di waifu. Non è stato facile, devo essere sincero, questa cosa qua. E dovrò pensare a come gestirla. Preferirei premi random, Lele. Ascolta. È un set nuovo, Deborah. Vediamo cosa c'è dentro. Onestamente, non so neanche cosa c'è dentro. A questo punto, non so più cosa aspettarmi. Questo qua si chiama NS M04. Regali. M04. Allora, vediamo chi vuole partecipare alla gara. Abbiamo Deborah R, Enrico, Roberto L, Illy. Vi ricordate chi ha vinto la prima gara? Che non mi ricordo. Devi solo scrivere in chat alla papera, devi scrivere alla chat alla, devi scrivere in chat alla papera di muoversi e di mettere i like. Che
Chi manca da questa lista? Chi è che deve. Chi è che ha vinto il primo regalo? Debora? Debora, tu hai vinto il primo regalo? Non me lo sono segnato chi ha vinto. Nessuno mi sa dire chi ha vinto la prima gara di voi. Nessuno si ricorda? Diavolo, per una volta che non l'ho segnato. No. Francesco G, grazie mille. Io per una volta spero che la mia papera invece sia di affogare, si metta a scattare per vincere. Ok, non manca più nessuno, giusto? Posso far partire la gara. Ma si può iniziare ad offendere la papera così per chiedere? Puoi minacciarla, offendere. Non lo so perché ci sono anche bimbi in. Abbiamo tre bambini di 9-11 anni in chat. Quindi le offese vanno fatte moderatamente. Potete minacciarla amichevolmente. Manca Erika. Ok, l'ho messa. Va bene, credo che ci siamo tutti. Ah, stavo dicendo Stefano, ma tu l'hai vista la mail? L'hai visto il messaggio che ti ho mandato? Vince la gara delle papere. Bravissimo Enzo. Adesso Enzo, devi scegliere un'energia. Scegli un'energia che è quella che non vuoi. Allora, questa qua è Psychic, non c'è buio qua. Abbiamo Psychic, Fire Steel e Fist Bomb. Quindi Psychic immagino che sia quella che tu non vuoi, giusto? Va bene, Psychic? Allora, Psycho ovviamente. Adesso mi dici un numero, ok? E l'unica energia che non deve uscire è Psychic. Se esce Psychic, hai perso. Tutte le altre, hai vinto il pacchettino. Ok? Vai. Ti devo dire veramente il numero. 3, 4, 5. 3, 2, 1. Stio, è tuo il pacchettino. Il regalo per te.
Pacchettino delle waifu per Vincenzo il regalo. Ecco qua, per te. Speriamo di trovare qualcosa che si possa mostrare alla camera. Devo essere sincero, ho un po' di paura adesso. Abbiamo la ragazza col corno in fronte. Bella questa carta. Mi raccomando, se sapete i nomi delle ragazze, non esitate a dirli. La ragazza giapponese. Ma lei è cinese, mi sa. Bellissima questa ragazza. Molto bella lei. La ragazza in costume da bagno. Ok. E infine lei. Eccola qua. Ce n'è una in più da qualche parte, la dovrai cercare tu in mezzo a quella roba lì. Allora, mio caro Vincenzo, quelle erano le tue waifu, mo te le metto nella scatola. Ecco Lele, ma quando mi regali il pacchettino? Devo controllare il tuo profilo, onestamente, perché mi sembra di aver visto che... Non sono sicuro del tuo profilo, devo essere sincero. Voglio controllare prima il tuo profilo, Enrico. Che non sono sicuro di aver capito bene che diavolo di profilo è. A me piaceva quella col corno, dice Mimi. Bellina la ragazza col corno in fronte. Ecco qua. Si è dimenticato i pull. Mi sono dimenticato i pull di Vincenzo, li ho lasciati proprio fuori. Lele, io vado via. Sono stanco. Cavoli, tu sei sempre stanchissimo la sera. Secondo me lavori veramente troppo, Roby. Comunque, va bene, Roby. Buona serata. Grazie mille per essere venuto. Ci vediamo domani come sempre, ok? Buona serata, ciao Robby, buonanotte. Ok, che vuol dire parliamo su TikTok? No, ma non è importante che parliamo su TikTok e siamo fratelli su TikTok, è il tuo profilo Facebook che non capisco. Perché... Boh, magari se ti aggiungo riesco ad avere le informazioni. Lavoro in tribunale, spesso faccio udienze lunghissime, cavolo, mi spiace. Cosa è uscito nelle waifu? Si era bloccata la live. Sono uscite 3-4 waifu. Ora me ne vado, dice Enrico. Ok, ma hai già posto Enrico la cosa del profilo in maniera tale... Magari torna con un profilo normale e così ti aggiunge la community, ok? Quando dico normale intendo insomma, un profilo di quelli veri. Scegli tu quale tra quelli che hai. Questa la chiudiamo. Quello lo chiudiamo anche. Ci sono, raga, ci sono. Arrivo, arrivo. Ok, facciamo altri regali o vogliamo aprire qualcosa? Voi volevate vedere qualche set in particolare da aprire? Sta andando più lento perché sto smanettando a computer per capire. Ho 170 pagine aperte. E volevate aprire qualche set particolare? O apro magari qualcosa io. Io Naruto l'ho completato, devo essere sincero. Ah, mi volevo fargli delle carte. Avete visto le carte? Abbiamo Raichu a 4 euro. Apri l'Orcana. Io sono povero per aprire l'Orcana. E poi abbiamo Charizard a 5 euro. E non dovete spendere niente in realtà. Queste carte, se le volete, senza spendere niente, noi mettiamo il vostro nome sulla lista.
Qui ci sono ancora tre nomi disponibili. E quando la lista è completa potete pagare 4 euro e ricevere il vostro Raichu o il vostro pacchettino in omaggio. Il primo posto vince Raichu e l'ultimo posto vince un pacchettino in omaggio. Quindi su 5 vuol dire che 3 non vincono, ma 2 sì. Apri l'orcana, apri l'orcana, apri tu l'orcana. No, stavo per scrivere Naruto. Ma Naruto ho finito il set. Non so se te lo sei perso, Albi. Io ho fatto il set completo. L'ho fatto martedì e mercoledì ho fatto il set completo di Naruto. Ce le ho tutte. Quindi, per me, da parte mia non ha senso aprire Naruto. Se vuoi aprirlo tu te lo apro volentieri, ma io ho finito. Non devo più aprirlo Naruto. Qui mi sono dimenticato una carta, perché in realtà questa qua è la 15 e Gaara è la 16. In pratica Gaara andava qua e devo farle slittare tutte. Meno male che mi sono dimenticato ieri sera. Era, mi sembra martedì, no, mercoledì. Mercoledì e giovedì abbiamo fatto il set. Mercoledì l'ho fatto e giovedì mancavano tre carte e me le ha date Francesco che le aveva. Non posso perché ha detto mamma che deve pagare tutto il box, poi ti scrivo su WhatsApp. Sì, non preoccupare. No, ma non, la mia non era una cosa. Non volevo dirti aprilo tu, nel senso aprilo tu veramente. Nel senso aprilo tu, nel senso che io non lo apro. Qualcuno lo aprirà l'orcana. Io vorrei veramente aprire l'orcana, devo essere sincero. Però sto cercando di risparmiare questo mese in maniera tale che utilizzo i soldi che risparmio in pubblicità. E riusciamo a spingere un pochino queste live. E voglio arrivare, voglio spendere soldi in pubblicità su TikTok. Non so se vi siete resi conto, ma TikTok sta volando, ma sta veramente volando. Abbiamo aperto il canale TikTok a dicembre e abbiamo già più di 300 followers. Con esattezza ne abbiamo 311. Abbiamo 311 followers su TikTok in soli 2 mesi e quindi volevo pagare un po' di pubblicità per spingere quel canale e riuscire ad arrivare a 1000 il prima possibile, perché una volta che abbiamo 1000 follower su TikTok facciamo le live doppie sia su Facebook che su TikTok. E questo ci aiuterà tanto con quell'apertura dei pacchetti, perché riusciremo a raggiungere un bacino di utente più ampio. Anche io la comunione si avvicina. Tu la comunione non ce n'è mica a marzo-aprile. Però vorrei aprire uno di questi pacchettini di Snow Hazard, che è un set veramente di quelli belli. Ditemi due numerini per piacere, va. Due numerini. Ieri ho condiviso tre live su Facebook. Brava! Ecco, brava Mimi, la cosa di condividere like aiuta tanto. Le live aiuta tanto. Io devo fare il. Devo assolutamente chiedere a voi 3, 4, 5, 6. Tutte le volte che facciamo le gare, 7, 8. Tutte le volte che facciamo le gare, dovrei chiedervi di condividere la live. Se volete partecipare alle live, questa cosa qua arriverà presto. Che se volete partecipare ai regali, cioè le live chiaramente non dovete fare niente per partecipare alle live, però se volete partecipare alle gare dovrete condividere le live in maniera tale che aiutiamo la community a essere vista un po' da tutti, perché se voi condividete le live pubblicamente non solo le vedono i vostri amici, ma le vedono anche gli amici dei vostri amici e delle persone che non c'entrano assolutamente niente e quindi aiutano tanto a crescere la community. E più siamo e più sono belli i regali, perché più riusciamo ad aprire pacchetti per voi, più io riesco ad aprire pacchetti per le persone della community e più posso fare bei regali. È semplice, è veramente così semplice. Ma il verme è bellino lui.
A me piace questo set, mi piace anche la ragazza con la sciarpa, che ti devo dire? Vidril, mi piace il verme, tutto mi piace di questo set. Non devo dirlo troppo forte perché non ho assolutamente spazio per fare un altro set. Fai anche video dei pull su TikTok, basta che prendi quelli di Vincenzo. È vero, dovrei fare sicuramente video dei pull. Sai cos'è? Che prima li facevo. E poi ho smesso di farli perché non ho più tempo. Le mie giornate sono occupate al 100%. Però so che dovrei, hai ragione, dovrei sicuramente mettere più video su TikTok degli sbustamenti che facciamo. Ma le live su TikTok non meritano? No, le live su TikTok meritano per il bacino d'utenza, perché lì sono tutti a scrollare davanti al... Ah, io questa cosa qua la odio, però bisogna ammettere la verità. E sono tutti a scrollare col telefono. E le persone a cui piacciono i Pokémon piuttosto che le carte collezionabili, penso che si fermerebbero su questo tipo di live a guardarci aprire. E aprirebbero a loro volta, soprattutto anche perché i nostri prezzi sarebbero i migliori di TikTok. Non ci saranno prezzi come i nostri su TikTok. Io ho visto un po' di live e non ce ne sono neanche tante, ce ne saranno una quindicina in italiano, però i nostri prezzi le battono tutte. Anche perché non è veramente un negozio il nostro, io non devo mantenere nessuno, lo faccio per aprire in compagnia e basta. C'è chi chiede tante amicizie per farsi seguire. Sì, è vero, anche un'altra cosa che si può fare è chiedere le amicizie per farsi seguire. Io invece volevo pagare la pubblicità. E il minimo che si può pagare su TikTok di pubblicità sono 10 euro al giorno, quindi per una settimana costa 70 euro. Allora volevo risparmiare un po' in regali e aprire i pacchi io, i pacchettini io, e spendere questi 70 euro in pubblicità di una settimana per pubblicizzare il nostro canale. Io non ce l'ho TikTok, e meno male che non ce l'hai, Mimi, non serve a niente TikTok. E c'è un sacco di gente brutta su TikTok, non ci andare. Non serve a niente e c'è gente brutta. È veramente inutile TikTok. A me non piace assolutamente. Lo faccio, Mimi, io vado su TikTok solo per lavoro. Se non ci fosse questa community e volessi spingere e promuovere questa community, TikTok non l'avrei mai avuto in vita mia. Non sapevo neanche cos'era prima di questa cosa qua io. E adesso che l'ho scoperto, vorrei continuare a non saperlo. Meglio fare noi le condivisioni con Facebook come pubblicità. È vero, anche quello lì è molto utile. Però anche che prendiamo tutta l'utenza di Facebook, andare su TikTok ci aprirebbe un bacino nuovo di utenza. Quindi una vasca di gente su Facebook e una vasca di gente su TikTok, e insieme riusciamo a fare, non so, 2000 pacchettini al mese. Con 2000 pacchettini al mese qua hai voglia gli ETB che vi regalo. Spero. Ok, allora apriamo giusto un altro pacchettino, poi facciamo una gara. Io me ne vado a giocare. Finiamo prima questa sera, ok? Facciamo una serata tranquilla. Facciamo questa gara, anzi. Cos'è che volete il regalo? Sì, ma devi parlare meno poi. Dici che parlo troppo io? Ah, te dici, devi parlare meno e spacchettare di più, vero? Perché io parlo troppo. Bene. Cercherò di parlare meno, che te devo dire? Però tipo in questi momenti o parliamo o divento povero spacchettando, una delle due, giusto? Capisci? Allora, facciamo che vi do il regalo. Vi do Raging Surf. Ditemi il numerino, vi do uno di questi pacchettini in regalo. Ah, vi do il made, che risparmio ancora di più. Guarda qua. All made. Non mi serve neanche il numero. Allora, adesso avete due possibilità. Siete? No, ma qua ci sta a volte spiegare. A volte per spiegare ci metto tanto. Sì, quella lì è colpa mia perché voglio essere preciso e vorrei che si capisca tutto. Però hai assolutamente ragione.
non sono proprio bravo a spiegare. Ci metto troppo. Brava, brava, questa qua è un'ottima osservazione. Lo prendo. Prendo la tua osservazione. Insomma, penso come diavolo parlare di meno. Stefano, non te lo ripeto più. Io ti ho mandato un messaggio su Facebook. A te l'hai ricevuto? Tutte le volte che ti vedo ti faccio la stessa domanda e tu non, e non ho mai visto una risposta. Magari poi me la scrivi tutte le volte e non l'ho mai letta, però. Hai visto che ti ho mandato un messaggio su Facebook, Stefano V? Messaggio, le ho mandato un messaggio su Facebook perché ti ho fatto il rimborso di PayPal dell'altro giorno, quello che è di Vincenzo, perché ti sei riuscito a fare amici e parenti al posto di fare business, perché i 3 euro che mi ha mandato per Vincenzo in business in pratica me ne sono arrivati 2,50 e quindi ti ho fatto il rimborso e ti ho chiesto se potevi farmi 3 euro però in amici e parenti, così non pago le tasse e al posto di ricevere 2,50 euro ricevo 3 euro, perché sennò io ho dato 3 euro a Vincenzo e non è un problema, però con business tutte le volte io pago 50 centesimi e se supero i 5 euro pago il 5% di tasse. Ma Mimi e Roberta non sono uguali? Mimi e Roberta sono uguali, sì. Ho scritto Roberta, ma intendevo scrivere Roberto. È possibile? Ah no, Roberto se n'è andato. Quindi c'è ragione. Non l'avevo visto. No, ma non ti devi assolutamente preoccupare. Sono io che t'ho scritto oggi, tra l'altro. Però so che i miei messaggi ogni tanto vanno negli spam. E quindi te lo dico perché così almeno controlli e vedi se vedi il mio messaggio. Se non lo vedi, probabilmente negli spam. Ili, Deborah R, Stefano V, prima ha vinto Vincenzo. Vincenzo c'è già. Cioè, Vincenzo ha vinto il pacchettino prima, quindi qua non ci dovrebbe essere. E se non è un problema, se vuoi continuare a fare, come si chiama, business, va benissimo, però volevo giusto che sapessi che comunque a me arrivano 50 centesimi di meno e pago il 5% di tasse di PayPal. L'importante è che lo sai. Non manca nessuno di questa... Basta, posso partire con questa gara? Voglio andare a giocare a One Piece? Antonio! Illy, Deborah R, Stefano V, Erika, Alberto V, Mimi, Alberto M, Antonio. Non manca più nessuno? Solo non siedono i due locali. Tu non ci sei, Vincenzo, hai vinto la gara prima delle waifu. Non sei tu che hai vinto le waifu? Le waifu che non si poteva mostrare, le hai vinte tu? Vai, Lele, vai. E io vado, non è che sto qua, me ne vado proprio, me ne vado a giocare a One Piece, che mi sta divertendo tantissimo. Riuscirò a trovare, guarda che bei vestiti, ma queste papere sono bellissime. Adesso facciamo anche la gara finale. Sai cosa vi regalo questa sera? Vi regalo un bel Eevee Heroes, perché voglio, ma che ce ne frega a noi. No, bad virus. Speriamo di trovare qualcosa di bello, così almeno facciamo un video domani. Nuota, non ti fermare, sta urlando Mimi. Diglielo, Mimi. Guarda, proprio vestita da spiaggia la tua papera. Ti ci vedo vestita così, Mimi, spiaggia. Lì a prendere il sole. Tu sei quella. E invece no, Alberto M. Con la cresta da punk.
Spostatevi tutti, è arrivato Alberto. Corri. La mia prende infarti a metà gara. Perché tu scrivi a inizio gara, tu devi scrivere a metà gara. Se tu scrivi a metà gara, Stefano, lei va piano piano all'inizio, poi appena scrivi poi fa lo scatto. Quindi devi scrivere a metà gara. Adesso. Alberto M. Queste sono le tue due. Scegli quali energie vuoi. Scegli le energie che vuoi. Vuoi fuoco e steel? Non so come si dice steel. Steel? Alluminio? Vuoi argento? No. Metallo. Vuoi fuoco e metallo o vuoi psychic e pugni in faccia? Scegli due energie. Quelle che vuoi tu puoi scegliere. Niente, è caduto Alberto dalla poltrona, ha detto cavolo, due energie, è volato per terra. Albi, sei caduto! Fuoco e metallo, ok. Queste qua sono le energie che devi trovare. Se non trovi le tue energie, non vinci la carta, ok? Per vincere quella carta, devi trovare le tue energie. Questo è il deck. Vai, dimmi un numero. Intanto mi bevo un goccio di tè, mentre aspettiamo lui che sceglie un numero. Secondo me la chat è lenta questa sera, ma non sono io, non siete voi, è Facebook che è Facebook, che Facebook che fa Facebook. Non è neanche colpa di Alberto, è colpa di Facebook. Uno. Questa qua è l'ultima gara? Hold. Beh, dopo facciamo l'ultima gara. 2, 3, 4, 5, 6. Sei pronto, Albi? 3, 2. Allora, dobbiamo trovare fuoco o... Com'è che si chiama? Metallo. O fuoco o metallo. 3, 2, 1. Ha trovato! È tua la carta, Albi! Questa è la tua carta, l'hai vinta tu! 3, 2, 1! Vudo vubo, vado vubo, sudo vubo, vado vabo. Vabbè dai, l'albero, hai capito, no? Vudo vubo, sado vubo, lui hai trovato. Mio caro Alberto, a te quella carta bellissima! 835! Ma no, l'hai infossato, il tuo box è proprio infossato là in fondo. Baby! Ehi! Ma tu hai delle bellissime carte. Quando è che hai aperto il pacchettino di Lorcana? Tu hai aperto un pacchetto di Lorcana? Ma tu ce l'avevi già. Non ci credo, mi sa che è la stessa che ho già. Ma non ci credo neanch'io. Ma tu hai aperto un pacchetto di Lorcana e hai trovato Rapunzel da 30 euro? Ma tu sei fortunatissimo. Uno o due pacchetti hai aperto? Mi sembra uno. No, forse sono due. No, mi sembra uno. Assurdo. È assurdo anche che hai due carte di All Made e hai due carte uguali. Vabbè, se qualcuno vuole scambiare un Vudo Bubo Sado Bubo con Alberto, lui ne ha due. Eccoci qua. Va bene, direi che questa sera può finire così. Facciamo la gara di fine live. Accetto scambi, giustamente, dice che me ne faccio i due alberi. Me ne bastava uno, ma uno lo metti a sinistra, l'altro lo metti a destra della porta. Siamo a posto, no? Non mi ricordo cosa ho da scambiare, dice Mimi. Domenica vediamo le carte.
Domenica vediamo le carte che avete da scambiare e facciamo gli scambi. Allora, vi regalo questo pacchettino di Viros. Così facciamo una serata. No, non facciamo la serata perché Stefano. Ah, questo qua è quello dell'altra volta. Va bene, grazie mille Stefano. Avresti dovuto farlo subito, però grazie. Stavo dicendo che volevo regalarvi a te è normale che siano arrivati 3 euro così, perché quando fai il refund che hai fatto era. Ci sei Stefano? Insomma, che sto parlando da solo. È normale che a te il refund che ti ho fatto è arrivato di 3 euro perché ho fatto il refund intero. Però quando arrivano a me, pago le commissioni sul mio di conto. E se dovessi però fare un refund, anche loro rimborsano la loro parte. C'ha senso. Sì, sono arrivati tutti interi. Non so se hai sentito. In pratica, quando tu mandi il pagamento, se lo fai business, loro prendono il 50 centesimi più il 5% sopra i 5 euro. Ah, ok. In pratica, quando io invece te li rimando e faccio il refund completo, ti mandano tutta la mia parte, però ti mandano anche la parte che avevano preso loro quando faccio il refund. Quindi tu è normale che li abbia avuti a 3, però a me arrivano a 2,5. E tra l'altro, perché è un importo piccolo, ma se mandavi una cosa come, non so, 50 euro, si prendevano anche 3-4 ore di commissioni. Ragazzi, per chi vuole vendo la Baby Shiny. Vabbè, fermi tutti che è Baby Shiny, facciamo questa gara qua, così tutti possono partecipare. Scambio anche l'Orcana se qualcuno è interessato. L'Orcana te la prendo io, Raperonzolo, Raperonzolo. Te la pago però, non la scambio. Costa, quella carta lì sta 30 euro. No, no, non ti preoccupare, tu puoi farli business i pagamenti, è solo che questa cosa qua in particolare di Vincenzo, perché stiamo dando 3 euro a lui, perché stiamo dando 3 euro a Vincenzo, ho voluto dirtelo perché a me sono arrivati 2,50 euro e ho detto vabbè, intanto glielo dico, poi vede lui cosa fare, però era giusto perché stavo dando i soldi a lui, ecco. Tu puoi farli business i cosi, non c'è problema. 25 euro. Allora, Alberto, se vuoi, io oggi posso offrirti 20 di credito per Raperonzolo. Se non ti interessa non è un problema. Però se vuoi posso offrirti 20 per Raperonzolo. Raperonzolo si chiama, no? Rapunzel! Che sta invece a 25. Wheel. Dimmi la shiny che vuoi. Io pullo per voi, dice Vincenzo. Ecco! Intanto facciamo la gara di fine live, così vado a giocare a One Piece. Devo anche fare la pipì ancora una volta. Sto bevendo troppo tè ultimamente. Vincenzo, Deborah R, Stefano V, Alfonso, Mimi, Alberto V. I servizi di Vincenzo sono sempre ben accettati. Ti sei ricordato? Domani voglio fare un video
col mio migliore accento, non accento, come si chiama, dialetto, con il mio migliore, con la mia migliore rappresentazione del dialetto napoletano per TikTok. Per la domenica voglio fare un video dove prendiamo tutti, dove prendo tutti. Avete presente i napoletani come vendono il pesce? Ecco, volevo fare la stessa cosa però vendendo i pacchettini di Pokémon. Però non venderli, solo dire i prezzi, perché saranno prezzi scontati per questa domenica. Domenica sarà la nostra prima live pomeridiana. Allora volevo fare questo video di 30-40 secondi, dove prendo i pacchetti che sono in sconto, che sono circa 10-15, e li vendo come se fosse il pesce nei mercati napoletani, però col mio migliore accento napoletano. Che non accento, come si dice, il mio migliore, la migliore rappresentazione. E io non so veramente fare rappresentazioni di accenti diversi, però pensavo che faceva ridere come cosa, ecco, perché, proprio perché io non ho la minima idea di come potrei fare questa cosa. Secondo me è carino. E quindi domani probabilmente vedrete questo video. E se siete interessati ci saranno una decina, quindicina di pacchettini in sconto domenica pomeriggio per la nostra prima live, ecco appunto, di pomeriggio. Io volevo il Dragonite dell'altra volta. Qual era il Dragonite dell'altra volta? Mi ricordo che c'era qualcuno che aveva pullato un Dragonite. Ma Stefano, lo vuoi un bel Dragonite? Però costa tanto. Se vuoi, io ho un Dragonite a 6 euro. Allora, questo è un Dragonite a 6 euro, è italiano, non è un Dragonite normale, è da tempesta argentata, 131 su 95, però la peculiarità è che è la carta promozionale, ok? Questa qua è il Dragonite di tempesta argentata col timbro di tempesta argentata. Ed è la carta promozionale appunto del set di Sword and Shield, che dovrebbe stare intorno ai 7 euro. E niente, se vuoi un bel Dragonite, questo qua io lo do a 6 euro. Però immagino che tu possa chiedere, non mi ricordo chi aveva pullato, perché era solo olografico quel Dragonite là. Quindi non dovrebbe neanche valere tanto, sono sicuro che chiunque l'abbia pullato te lo può anche dare. Però non mi ricordo né chi l'ha pullato, mi ricordo solo che è questo set qua, perché era Paradigm Trigger dovrebbe essere a questo punto. Ed era olografico, era la carta normale. Questa qua è la versione promozionale, però quella che aveva trovato, non mi ricordo, la persona che ha sbustato era probabilmente. Era la carta olografica normale. Non ti conviene gradarla lei questa? Sì, hai ragione, però ne ho 5. Ce l'ho, quelle promozionali sono da vendere queste qua, perché ho tipo un blocchetto di carte promozionali da vendere. E alcune sicuramente le farò gradare, però sono tante. Comunque sì, è una bella idea quella lì da far gradare. La tua è un'ottima idea. E lo farò. Prenderò le, non so, le 3-4 migliori e le farò gradare. È solo questa carta di Tempesta Argentata. Ho carte promozionali di Tempesta Argentata, credo di avere solo quella. L'aveva pullata Vincenzo, ma l'aveva già regalata. Ok. Ma a che ora domenica? Non lo so ancora che ora sarà. De pomeriggio, pensavo tra le 3 e le 5, 2 ore comunque, è una cosa veloce. Tra le 3 e le 5, giusto per provare come va. Magari dalle 3 alle 6, non so, anche perché non è che so esattamente cosa farò quella domenica. Magari tiro fuori un Game Boy e gioco a Pokémon. Sì, è uguale a quella mia olografica. Bravo, era la stessa carta, però questa qua è la carta promozionale, ecco. Va bene, facciamo correre ste papere, ce ne andiamo tutti a. Facciamo quelli che se ne vanno. A chiunque mi paga la spedizione del box do Cypher Shiny. Ah, un'ultima cosa. Prima di lasciarvi. Vabbè, ve lo dico dopo. Debora R, tu sei la prima ad andartene. Buonanotte! Antonio!
Va bene, è rimasto Alberto V. Adesso, prima di aprire questo pacchettino, volevo parlarvi della carta gradata che abbiamo qua in regalo per voi. Con soli 4 euro potete ricevere questa carta gradata e non dovete pagare niente inizialmente. Voi mi dite, io vorrei partecipare all'estrazione di questa carta gradata. Questa è una lista di 5 persone. Due nomi sono già stati messi, vuol dire che ne mancano solo tre. Uno, due, tre. Quando completiamo questa lista, facciamo una ruota della fortuna per vedere chi si aggiudicherà Raichu. E l'ultimo arrivato, il numero 5, si prenderà questo pacchettino in regalo di Raging Surf. Non bisogna pagare niente, dovete solo dirmi il vostro nome. Io lo metto su questa lista qua, quando la lista è completa ci sarà da pagare 4 euro e il primo prende Raichu e l'ultimo prende il pacchettino di Raging Surf. Altrimenti facciamo la stessa identica cosa con questo Charizard, sono due pacchettini in regalo dentro qua, non uno, due pacchettini in regalo. Vedi? C'è scritto, ti diamo la carta più due pacchettini. Il costo è 5 euro ma non dovete pagare niente inizialmente. Prima mettiamo qua i vostri nomi. Quando abbiamo completato la lista, solo dopo aver completato la lista, quando la lista è completa, facciamo una ruota della fortuna e vediamo chi si aggiudica Charizard per soli 5 euro. E due invece, gli ultimi due, faremo una ruota, faremo una gara di papere per vedere chi sono due che si aggiudicheranno le bustine di Raging Surf in regalo. Quindi due bustine in regalo e Charizard per soli 5 euro e non dovete pagare niente, ok? Scriviamo qua i vostri nomi quando la lista è completa, facciamo le tre gare e assegniamo i premi. E l'altro è Raichu, molto carine queste cose, costano veramente poco. Vorrei partecipare anche io, le dice Alberto. A quale vorresti partecipare? A quella con Raichu o quella con Charizard? Questa con Raichu ha solo 5 posti e due sono già stati presi, ne mancano 3. E invece questa qua con Charizard ha 10 posti disponibili e per adesso non si è ancora iscritto nessuno. Però è la nostra prima volta che facciamo queste cose, abbiamo iniziato ieri. E speriamo che, non so, proviamo a vedere come va, magari ci divertiamo un po'. Poi comunque 4 euro e 5 euro avete la possibilità di prendere due carte gradate e se perdete avete delle altissime probabilità di prendere dei pacchettini comunque in regalo. Io vorrei provare il Raichu, dice Alberto. Perfetto, dimmi un numero, preferisci l'1, il 4 o il 5? Te la lascio, Antonio. Sì, io al 100% mi piace quel Pokémon. Oh, di cosa stiamo parlando? Anzi, tutte e due. No, io mi sono perso. Di cosa stiamo parlando? Ah, tu vuoi l'iscrizione a tutte e due? Ok, dimmi i numerini dove devo mettere il tuo nome. Quelli che ti piacciono. Poi non cambia niente, tanto faccio la ruota della fortuna. Però se sei scaramantico ti do un numero particolare a te. Però tanto facciamo la ruota della fortuna, non è che cambia niente il numero. Solo per scaramanzia. Magari un numero che ti porta fortuna tra 1 e 10 e qui invece 1, 4 e 5. Ti sto inviando il 6 euro per la spedizione Vincenzo e mi dai il suo Scyther.
Ok, sei d'accordo Vincenzo, tu con questa, siete già, sei d'accordo, tu, Anto, sei già d'accordo con Vincenzo, perché io non so niente di questa cosa. Eli, poi se vuoi altro fammi sapere. Oh, io, di cosa stiamo parlando a queste parti? Il numero 5 per tutti e due, va bene. Allora, qui mettiamo Alberto. Ok, non c'è niente da pagare adesso, eh. Paghiamo solo quando completiamo la lista. Due posti sono rimasti allora. Sono rimasti solo due posti per questo Raichu. 4 euro, non dovete pagare niente. È rimasto il primo posto e il quarto posto per questo Raichu Genmin Ten della casa UCG. Questa qua è la prima compagnia di graduazione francese. È pari alla nostra grad, uguale. La prima compagnia in Francia è la UCG. Molto molto apprezzata tra l'altro. E se andate a vedere la carta è un bel 10 solido. Questo è Raichu. 5 posti disponibili, ma avete tantissime possibilità perché il primo posto facciamo una ruota e vince Raichu e l'ultimo posto facciamo una gara di papere tra i 4 rimanenti e chi vince la gara di papere si aggiudica il pacchettino e il regalo di Raging Surf. Solo 4 euro quando solo al completamento della lista, quindi mancano ancora due nomi per questo. Altrimenti abbiamo Charizard. Bellissimo anche questo. Questo qua è il mio Charizard preferito. A me non ce n'è. Lui che sta dentro lo stadio, pronto a combattere, giapponese, è il mio Charizard preferito. Anche lui non costa niente. 9 posti disponibili. 5 euro quando abbiamo completato la lista. E facciamo la ruota della sfortuna per vedere chi si aggiudica Charizard. E i 9 posti rimanenti fanno una gara, due gare di papere per vedere chi si aggiudica i pacchettini in regalo. Due persone comunque, non un pacchettino, un pacchettino una persona, un pacchettino l'altro. Si è già confermato Vincenzo, le confermo. Ok, quindi fatemi capire cosa è successo. Mi è arrivato della roba, giusto? Sono arrivati 6 euro. È arrivato uno da 3 euro. Che è Stefano, e vabbè, l'avevamo già fatta questa cosa. Grazie ancora, Stefano. Grazie. Apprezzo molto che hai capito cosa è successo. Antonio, ma andate a scrivere pagamento per la spedizione di Vincenzo Barbato per Cypher. Ah, quindi tu prendi Cypher e gli paghi la spedizione? Ok. Allora. Qua scriviamo. Small shipping paid. Small shipping paid. E prendiamo Scyther Baby Shiny e lo mettiamo nel box di Antonio. Antonio 808. Adesso. Io non ho scritto chi diavolo ha vinto la gara. Vi ricordate che ha vinto Alberto V? Alberto V ha vinto questo pacchettino di Viros. Ci sei, Albi? Ultimo pacchettino della serata e ce ne andiamo tutti a dormire. La foglia. E
Electric. Mowal. La stella non marina di neve. E hai trovato l'evoluzione del pesce gatto. Mi spiace. Comunque la maggior parte delle carte, tranne Gardevoir, nel mio box le vendo, quindi chiedete pure. Ok. Questo qua era Alberto V. 817. Comuni. Ci ho provato. Allora, grazie mille a tutti. Prima di andarvene, mi dite cosa ne pensate di questa live in verticale. È carina, no? Non è male. E secondo me, voi vi spaventate un po' perché non siete abituati ad una cosa nuova. E può capitare che ci sono alcune persone che non sono molto portate ai cambiamenti. Però io la trovo una cosa carina e tutto sommato penso che sia un miglioramento il fatto che abbiamo le live in verticale al posto di averle in orizzontale, perché molti di voi sono col telefono e è solo questione di abitudine. Vi prometto che tra una settimana e mezza, a furia di avere la live per così, vi abituerete sempre di più e tra una settimana non riuscirete più a cambiare. Ok? Diamo tempo una settimana o due a questa live, in senso, a questa risoluzione, e vedrete che una volta che vi abituate sarà molto più semplice da digerire. Io la trovo carina, mi piace molto l'alberello Zen, mi piacciono le due carte lì con i vari breaks che abbiamo disponibili, e poi quelle carte lì cambieranno tutte le volte con i breaks che abbiamo. La cosa dei box mi aiuta tantissimo a non far sniperare la gente, quindi a muovere i box più velocemente. Sì, alla fine basta abituarsi, anche se preferivo quella di prima. Sì, è solo questione di abitudine in realtà, perché abbiamo fatto 2 mesi ad avere sempre le live in orizzontale e ci eravamo abituati a guardare la live in un certo modo. Parlo di voi in realtà, perché io non vedo niente, cioè vedo, c'ho il telefono davanti in faccia. Però, se guardo lo schermo in questo momento, abbiamo qua i followers, che è carino, mi manca solo il suono quando qualcuno mette follow piuttosto che il like. Mi piace molto quando cambiamo lo schermo. Mi piace molto quando cambiamo lo schermo di qua, perché abbiamo tutti i prezzi qua sulla sinistra che girano continuamente, e qui abbiamo il nostro schermo per poter condividere le gare di papere piuttosto che i prezzi. Questa qua mi piace, non so onestamente come si vede sul telefono, lo guarderò stasera. Adesso mi riguardo la live e vedo un pochino come si vedeva, perché io non ho, voi avete l'idea di come si vede. Quindi mi piace molto questa risoluzione. E mi piace l'idea che a comando possiamo schiacciare il tasto ed esce fuori tutto il menu con tutti i prezzi. Questa cosa qua magari è una cosa carina, che possiamo mettere i prezzi, dico. Quando mettiamo le carte nei box, facciamo i pool e mentre si mettono le carte nei box possiamo tirare fuori i prezzi e la gente guarda un pochino quelli che sono i prezzi e i pacchetti disponibili al posto di avere i box direttamente davanti. Poi, una volta che facciamo gli scartamenti di pacchetti, schermo pulito e abbiamo le carte. Fatemi sapere nei vari gruppi, nel gruppo in realtà, cosa ne pensate? Se ci sono cose che voi cambiereste, cosa cambiereste e perché? E accetto tutti i vostri suggerimenti e le vostre. Accetto tutto volentieri, così vediamo se riusciamo a migliorare questa cosa. Comunque io me ne vado pure io. Grazie mille a tutti, buonanotte, noi ci vediamo domani alle 20 come sempre. Ciao ciao ciao, grazie!